Questo programma vi è presentato da di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi e liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barcavela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietti d'aereo, traghetti, alberghi e viaggi per tutte le tasche, con weekend a partire da 99 euro a coppia. Visita il sito viaggioevedo.it o la pagina Facebook Cuore e Coccole. Agenzia Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, telefono 06 41 036 36. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. A Roma c'è la Viaggio e Vedo, e che agenzia! Da 20 anni parti in allegria, paghi solo 99 euro a coppia per la tua vacanza. E sai perché? Perché di meglio non ce n'è. Te li presento, credi a me. Piera, con la sua professionalità, ti fa assaggiare il mondo, c'è proprio come in un papà. Una qualità, la cortesia, solo lei ti fa partire per una vacanza, c'è e non ti viene manco di mancia. A Roma c'è la Viaggio e Vedo, e che agenzia! Da 20 anni parti in allegria, paghi solo 99 euro a coppia per la tua vacanza. E sai perché? Perché di meglio non ce n'è. Te li presento, credi a me! Alessandro, per la verità, ti fa il biglietto per volare, che è la sua specialità. Lui gira il mondo prima di te, così prenoti e credi a me, ti fa sentire come un re. A Roma c'è la Viaggio e Vedo, e che agenzia! Da 20 anni parti in allegria, paghi solo 99 euro a coppia per la tua vacanza. E sai perché? Perché di meglio non ce n'è. Te li presento, credi a me! Poi c'è Gianluigi, e che vuoi fa? Uno piazzato, ci doveva sta. Lui il mondo l'ha ingoiato, per la verità. Ma prenota i suoi weekend e te fa sentire la felicità. A Roma c'è la Viaggio e Vedo, e che agenzia! Da 20 anni parti in allegria, paghi solo 99 euro a coppia per la tua vacanza. E sai perché? Perché di meglio non ce n'è. E che stai aspettando, Sant'Eddì? Parte, vola! Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno da Gianluigi Viaggio e Vedo. Siamo di nuovo qui, oggi è 12 dicembre, scherzavo, oggi è il 12 di febbraio, ci avviciniamo al San Valentino e come sempre non poteva mancare un accenno da me a chi è, che sono l'ideatore del brand Cuore e Coccole, di affrettarvi a fare i regali per il vostro partner. Allora, ancora oggi dai microfoni di Radio Dimensione Stereo racconteremo il turismo, racconteremo cosa fare nelle prossime vacanze estive, faremo un salto anche in Canada, poi torneremo ancora nella nostra Italia, poi ripartiremo per la Turchia e ancora in Messico, Grecia, Riviera Romagnola, insomma ce ne saranno tanti. Ma prima di tutto permettetemi di salutare delle amiche che ci seguono e a cui avevo promesso, la carissima Maria che fa l'infermiera, un saluto e grazie ancora per seguirci. Simona, carissima amica, la dottoressa, fantastica nella sua professione di oculista. Sissi, che ha una passione per le fragole, beh, fra poco comincerà la sua stagione. E ancora Stella, che è una consulente d'immagine, bravissima ragazza, mi è piaciuta molto la sua foto. E poi ancora Anna Maria, che fa l'estetista, anche lei, mi raccomando, comincia la bella stagione, dà un consiglio alle tue clienti. E poi Patrizia, anche lei una ragazza molto dinamica, ho visto che parla diverse lingue, tra cui il basco, che è di madrelingua. Un saluto e un grazie a tutti per seguire ancora Viaggio e Vedo, tutti i colori del mondo e le nostre idee. Come sempre potete entrare in contatto con l'agenzia ai numeri 06 410 16 80 oppure 06 410 36 36 e troverete in agenzia sia Piera che Alessandro che vi racconteranno le novità e che cosa faremo per il prossimo ponte di carnevale.
siamo molto contenti appunto di come rispondete voi alla nostra trasmissione e che avete apprezzato questa novità. Come diceva sempre il mio carissimo amico, per fare propaganda o pubblicità, per essere creduti una cosa deve essere effettiva, per essere effettiva deve essere creduta e per essere creduta deve essere vera. Perciò qui troverete proprio questo: chiunque partecipa al nostro programma vive veramente di turismo e racconta il turismo in una maniera trasparente, in modo che sia chiaro a tutti che cosa può trovare in questa trasmissione. Bene, siamo in attesa del primo collegamento, oppure dovrebbe essere già arrivato Roberto. Roberto, ci sei? Sì, ciao. Ciao Roberto, che è un piacere mio. Carissimi amici all'ascolto, Roberto è un albergatore ormai da tanti anni, dirige a Roma l'albergo di Via 20 Settembre e oggi ci racconterà come vive l'albergatore, il rapporto con i nostri clienti e come vive il rapporto con le agenzie in questo momento. So che stai impegnato in una conferenza, anzi saluto anch'io. Sì, no, tra l'altro colgo l'occasione per presentare anche altri due colleghi o comunque appassionati di turismo, perché mi trovo in una conferenza organizzata da Fast Italia. Sì. Stiamo discutendo fra esponenti di questo settore le evoluzioni del servizio che viene reso, certo, i clienti. Quindi ho accanto a me un altro collega albergatore, si chiama Guglielmo del Fattore. Bene, tutti. Ciao Guglielmo. Fast Italia si chiama. Sì. Quindi sto parlando io e Guglielmo. Certo, no, ma fa veramente pochi istanti per lasciare poi lo spazio per gli altri. Dico che trasmissione, facendo tutto, sono molto importanti. I sono diversi, certo, quelli dell'intermediazione, quelli dell'accoglienza del nostro caso, o qui in caso del convegno Fast Italia, di ditte che comunque operano nei servizi di fornitura per i nostri turisti. Certo. Aggiungo questo: il nostro paese non va molto bene ultimamente, ma noi tutti insieme, quindi alberghi, tour operator, agenzie di viaggi, ditte fornitrici, possiamo rappresentare sicuramente una percentuale molto superiore a quella che rappresentiamo nel prodotto del nostro paese. Certo. Oggi rappresentiamo tutti insieme il 10%, però abbiamo comunque spazio almeno per raddoppiare questi numeri. Dalla nostra unione, dalla nostra capacità, dalla passione del nostro lavoro, può sicuramente passare la rinascita di questo paese. Sicuramente l'impegno di molti verso il proprio lavoro e verso i propri clienti darà sicuramente un risultato. Questo è quello che noi ci auguriamo, anche perché il turismo è veramente una risorsa importante per tutti quelli che di questo direttamente o indirettamente ne colgono l'essenza per andare avanti tutti i giorni, perché comunque è lavoro per tante persone. Ora non mi ricordo bene quante migliaia di persone impiega in tutta Italia, ma sono molte, non so se tu hai un dato più certo. Guarda, io posso dire il dato comunque di peso nell'economia del paese. Noi rappresentiamo, certo, il 10% dell'economia di questo paese, ma abbiamo potenzialità almeno per addestrare. Certo, tutto questo noi da soli possiamo farlo, deve essere chiaramente un'autorità, certo, certo, che, certo, va in questo senso, certo, velocemente, per un saluto veloce, sì, ai miei colleghi qui, che anche loro vogliono dire la loro su un tema che comunque è molto caldo. Guarda, 5 secondi e poi siamo fatti agli altri ospiti. Certo. Questo è Andrea Mandò, uno dei partner di Fast Italia, anche lui sicuramente può dire qualcosa sul turismo. Sia il benvenuto ad Andrea, allora. Poi magari in privato gli lasci il mio numero e magari organizziamo un altro intervento con Andrea. Molto volentieri, buongiorno a tutti, sono Andrea Mandò, sono il responsabile commerciale di Fast Italia. Ciao, benvenuto. Grazie mille dell'opportunità e grazie tante per l'attenzione che rivolgete a questo settore. Siamo qui con Roberto e Guglielmo, anche oggi una conferenza per discutere sulle varie problematiche, sui vari aspetti delicati di questo settore e su tutte le tematiche che possono permettere di sviluppare il settore turismo.
certo. Principalmente appunto rivolgendo un'attenzione particolare all'ospite e a tutti i comfort che si trovano nella camera, e appunto noi in qualità di fornitori per alberghi anche con attenzione particolare frigo bar, che rientra appunto nel servizio della camera. Certo. Lascio la parola anche a Guglielmo per un saluto e grazie ancora per l'attenzione. Ma grazie a voi e buon lavoro. Ricordatevi che gli ospiti sono la cosa più importante ed è per loro che esistiamo noi. Esistete voi come albergatori e noi come tour operator e agenti di viaggio. Perciò una collaborazione fittizia rivolta alla clientela è sicuramente il successo di tutti, insomma, soprattutto del turista che ci viene a trovare, che poi per noi è comunque è un gradito ospite, come dite voi. Esattamente questo è il discorso di cui stiamo parlando oggi. Salve a tutti, sono Guglielmo Del Fattore, albergatore qui di Roma. Sì. E mi fa molto piacere poter divulgare questo discorso. Sicuramente togliere la customer satisfaction, l'esigenza di saper rispondere alle domande che ci vengono dai nostri ospiti è fondamentale. Certo. E spesso questo non avviene correttamente. Purtroppo è così, anche io, guarda, certo, ma io ti dico, io ho notato questo, che spesso e volentieri, come diciamo, ho notato questo nel nostro lavoro, che spesso e volentieri il cliente non lo dice mai all'inizio, ma sempre quando torna a casa, cosa che chiaramente una cosa non ti permette di dargli una mano, perché magari basterebbe poco, perché che ti posso dire, sai, quei commenti che si trovano, ho trovato la doccia che non andava, quando a te magari bastava veramente un secondo anche per cambiargli camera e soddisfare, no? Delle recensioni, esatto, è quella è proprio un problema costante per le nostre attività quotidiane. Però sappiamo pure come vengono fatte, insomma. Saper rispondere positivamente a questi discorsi, quindi la gestione delle strutture sicuramente delle standard internazionali è uno degli obiettivi che ci dobbiamo porre, senza a lavorare nella consapevolezza, certo, delle grandi bellezze, delle grandi opportunità che è in grado di offrire il nostro territorio. Sì, guarda, ti posso dire proprio questo, io anche come tour operator che fa ricettivo su Roma sono molto avvantaggiato, dico anche ai nostri clienti, noi facciamo dei bellissimi pacchetti tenendo sempre con un occhio il portafoglio visto il momento, ma cerchiamo comunque di dare dei servizi all'altezza delle aspettative, perché è possibile farlo, basta sempre, insomma, ognuno accontentarsi un pochettino e fare in modo che il cliente si trovi bene. Perciò invito poi a prenderti il mio telefono da Roberto, così poi magari se vuoi sapere ancora meglio come si può programmare un altro intervento come albergatore, ne mettiamo d'accordo. Ma certo, tenendo sempre fede a quello che è il principio, qui nella nostra trasmissione, per rispetto ai clienti che ci ascoltano, noi facciamo sempre... Voglio aggiungere semplicemente... Dimmi. Sicuramente il dovere degli operatori del settore favorire, sì, comunque il rapporto con la clientela, la comunicazione e l'informazione, certo, quelle che sono comunque le nostre realtà quotidiane con, certo, tutte quante le varie opportunità e difficoltà. Beh, sì, ma sono veramente, come dicevo prima, non so se l'hai ascoltato, che per la persona, per fare pubblicità deve essere comunque una pubblicità effettiva, e per essere effettiva deve essere creduta, e per essere creduta deve essere vera. Perciò le persone, certo, che vengono qui in trasmissione, che raccontano attraverso i microfoni di Radio Dimensione Stereo e con Viaggio e Vedo tutti i colori del mondo, sono persone che fanno turismo e non è l'opinionista dell'ultimo minuto. Perciò cari amici, anche io all'ascolto, devo intervenire perché dobbiamo riprendere i lavori del convegno. Allora vi lascio però subito. Insomma, tengo a comunque ringraziarti e ringraziarti dello spazio che ci è stato. È un piacere, ragazzi, è un piacere, ve lo meritavate. Ascoltatori anche. E poi ti metterò in contatto sia con Guglielmo che con Andrea, perché comunque sono due esponenti che assolutamente possono dire la loro nel programma di divulgazione che tieni, e poi perché soprattutto sono appassionati del nostro settore. Allora va bene, allora con loro faremo diverse altre puntate e racconteremo com'è il turismo a Roma, e sicuramente Roma è sempre stata quella che io dico la città eternamente tua. A te e a tutti quelli che hanno assistito alla trasmissione. Grazie anche a voi, ragazzi, buon lavoro e a risentirci a presto sui microfoni di Radio Dimensione Stereo. Un saluto, ciao, Roberto, ciao, buon grazie. Lavoro. Ciao, ciao a tutti. Ciao.
Allora, ragazzi, come avete sentito, qui, cari amici all'ascolto, abbiamo comunque a che fare con dei professionisti e chiunque interviene qui racconta la verità vista dal punto di professionista e orientata verso il cliente. Ma ancora oggi voglio stupirvi questa puntata, voglio farvi vedere, voglio farvi entrare dentro il turismo per capire quanto lavoro c'è, quanta passione c'è in molti di noi. Infatti fra poco entreremo in contatto con Giuseppe, che è un mio amico che vive nella provincia di Salerno. Praticamente lui cosa fa? Lui raccoglie tutti i servizi alberghieri e li mettiamo insieme e facciamo dei pacchetti per l'utenza, in questo caso delle agenzie di viaggio. Perciò molti dei pacchetti che trovate nelle vostre agenzie, cari amici all'ascolto, sono prodotti da colleghi che come me, attraverso l'aiuto di Giuseppe, vi racconta il turismo in maniera serena e tranquilli quando diciamo, è il certificato di qualità per le vostre vacanze. Credo che il fonico sta cercando di entrare in contatto e oggi chiaramente veramente abbiamo tanti professionisti con cui parlare. Allora, tornando un attimo a noi, che cosa sono, che con il mio amico Giuseppe dell'Alberghi sul Web, sono veramente contento di poter aver acceso questa collaborazione, perché grazie a lui abbiamo potuto diffondere i pacchetti di Viaggio e Vedo di Cuore e Coccole, il brand che chiaramente ci ha fatto conoscere un po' in tutto la cosa. Ecco, non so, Giuseppe, ci sei? Pronto. Eccoci qua, Giuseppe, buongiorno carissimo. Buongiorno amico, finalmente ci siamo riusciti a sentire, benvenuto sui microfoni di Radio Dimensione Stereo. Come va stamattina, come va? Ma sta andando molto bene, perché diamo la possibilità alle agenzie di viaggio, sì, e il sistema è aperto esclusivamente alle agenzie di viaggio, certo, di essere competitivi con i nostri peggior nemici che sono i vari Booking, Expedia, certo, che giornalmente, certo, bombardano di offerte i nostri clienti finali. Per cui è ormai prassi vedere entrare nelle agenzie dei clienti con delle offerte di Booking e chiedere alla povera banconista o al povero banconista: su Booking ho trovato questo albergo a questo prezzo, tu che cosa riesci a fare? Meglio, sicuramente meglio. Sicuramente molto meglio. Spesso riusciamo a essere competitivi. Sì, ma è proprio questo, Beppe. Io infatti dicevo prima poco agli amici all'ascolto che il fatto di collaborare tra persone che fanno questo per il lavoro permette anche di scegliere. Sai, io una volta ho usato il tuo Booking con un collega che è andata a Londra, spiegandogli, sì, chiaramente che stare nella parte dei magazzini, dei docks, chiaramente avrebbe significato spendere 5 pound al giorno in più, ma l'avrebbe risparmiati come metropolitana, perché venire da Stanton e stare nell'area di Stanton significherebbe fare ogni mattina almeno 12 km in più di trenino. Questo purtroppo su tanti motori di ricerca di prenotazione non viene poi dettagliatamente spiegato, capito? Ecco perché io dico che l'agente di viaggio è una figura che non morirà mai, ma comunque si deve adeguare ai tempi, che sono quelli che sono, insomma. E nessuna difficoltà, un professionista vero che viene da, come quello, il percorso che ho fatto anch'io, viene proprio dall'ABC del turismo, che ho cominciato più di 25 anni fa. Oggi ha dovuto soltanto adeguarsi. Ecco, magari una volta non si veniva in radio a raccontare il turismo, ma si facevano dei convegni con le persone. Certo. Allora, oggi c'è questo modo. È l'aspetto fondamentale, realmente è l'aspetto fondamentale, perché la professionalità, la competenza che può mettere un agente di viaggio, nessun sistema internet te lo potrà assolutamente mai dare. Assolutamente mai, la macchina non sostituisce l'uomo, anche perché se partiamo da quel concetto che si diceva spesso quando ho fatto delle convention a Miami, no? Tanti anni fa, mi diceva sempre che è l'uomo che ha creato il computer, mai supererà, lo stesso supererà l'uomo, voglia a fare film di fantascienza. L'importante, certo, è parlare con chiarezza alla gente. Io, cari amici all'ascolto e cari anche colleghi, io tanti anni fa, parliamo del 1995 circa, mi recai a Miami, nella Bayside specialmente, fantastico posto per
vivere la sera, bellissimo, e c'era Burger King, non McDonald's, ma Burger King, che aveva due stelle di fuori e c'era scritto hamburger di ieri, 50 centesimi, hamburger di oggi, $1, which one, scegli. Questo è stato per me un lampo, perché quando sono tornato a casa durante tutte le 10 ore di volo di ritorno, ho proprio pensato come potevo mostrare la verità alle persone, e in questa maniera è andata l'idea. Perciò trasparenza, guarda, è così, scegli tu, certo, ma è così, e dai quell'informazione corretta, cosa che facciamo anche noi, perché anche noi quando parliamo con te, e tu che hai montato tutto il tuo programma, racconti per filo e per segno e dai un'informazione giusta che poi si rivolge anche al cliente finale, giusto? E un aspetto da non trascurare ovviamente è che la professionalità di un agente di viaggio diventa perfettamente inutile se l'agente di viaggio non ha gli strumenti per, come posso dire, per poter lavorare in maniera competitiva. No, faccio oggi, un esempio, certo. Ci sono alcuni tour operator che propongono dei pacchetti finiti, certo, a prezzi improponibili, certo, per cui nel momento in cui entra un cliente, ti chiede Formentera e il pacchetto che ho proposto dal tour operator ha un costo elevatissimo, certo, il cliente è più spinto a cercare di massimizzare il risparmio muovendosi su internet. Se invece l'agente di viaggio sta muoversi bene con le tariffe aeree, certo, con i transfer e con le prenotazioni alberghiere, può lui stesso costruire il pacchetto, certo. Cosa che noi spingiamo a fare, cioè a far diventare ogni agenzia un piccolo tour operator per i loro clienti, certo, in maniera tale che alla fine i risparmi sono notevolissimi. Soprattutto poi c'è comunque un ritorno di professionalità e di competenza e di risposta diretta all'utenza finale, certo, che non è male. Io invece posso, nel salutarti, perché poi ti annuncio che andremo in Canada fra poco, e dicevo questo, cari colleghi anche all'ascolto, fidatevi di Giuseppe, alberghi sul web, cercatelo e contattatelo, vedrete che rimanete soddisfatti come lo siamo noi della Viaggio e Vedo, che usiamo i pacchetti, i suoi alberghi, per costruire i nostri pacchetti. Bene, Peppe, io ti lascio al tuo lavoro, saluto la tua stupenda città e mi raccomando, grazie. Saluto anche a tutti quanti. Molto bene dal punto di vista turistico. Lo so. Abbiamo avuto, da poco è finito l'evento delle luci d'artista, luci d'artista, e invito bellissimo tutti i miei colleghi a organizzare dei weekend o dei periodi brevi per venirle a vedere, perché sono delle sculture di luce di una bellezza incredibile, tutta Salerno è una realtà, ne vale la pena, predata di sculture. Certo. Dimenticando che ovviamente accanto a Salerno parte quella magnifica area d'Italia, una delle più belle d'Italia, che è la costiera amalfitana. Certamente. Va bene, allora ti ringrazio ancora per il tuo intervento, magari ci sentiamo più tardi per insegnarmi quello che mi avevi promesso. Buon proseguimento, Giuseppe, tanti auguri. Grazie, allora, più tardi. Grazie a tutti e buona giornata e buone vendite a tutti. Grazie. Allora, grazie. Cari amici all'ascolto, preparate le valigie che andiamo in Canada dopo un minuto di pubblicità. Abbiamo, eccola, abbiamo fatto... mi si cuoce il cervello per sentirmi dire che sono volgare, che tu preferisci il tipo intellettuale. Leggo di tutto, di arte e di storia, mi tengo in forma, a memoria, memoria, correggo il mio accento, ti parlo per ora, mi dici che parlo.
ce l'hai solo te, ce l'hai solo te, ce l'hai solo te, te. Sarai pure bella, sì, avrai tutto quello che ogni uomo vorrebbe per sé. Eccoci qua, carissimi amici all'ascolto, cominciamo a un altro argomento, ci prepariamo a fare le valigie per il Canada, immaginiamo che siamo all'aeroporto di Roma Fiumicino, ci avviciniamo al Terminal 3 e io magari questo viaggio lo voglio fare insieme al mio amico Luigi Bociani, che dalla Toscana io saluto sempre, che è uno degli autori con me di questo programma. E allora immaginate, appunto, siamo arrivati buongiorno. Eccolo, buongiorno, è Gianluigi Viaggevedo, sei in onda, come stai? E un attimo solo, che non sono io la persona, mi scusi un attimo. Prego, Luca, ciao. Ecco, siamo entrati negli uffici della Reima Tours, un nostro collega che praticamente fa il Canada da circa 25 anni, ed è Gianfranco. Che... Ecco di qua, buongiorno, oh, come stai? Buongiorno carissimo, stiamo lavorando e correndo. Ma è quello che si fa, anche perché in questo momento in Canada fa freschetto, bisogna correre, fermi non ci si deve star davvero. Allora, io ho fatto una piccola presentazione che poi quando ti mando la puntata lo sentirai, che da te si fa il Canada da almeno 25 anni. Esatto. E che non è la dice lunga, insomma, sulla preparazione che avete su questa destinazione. Io avevo piacere, appunto, di raccontarla con te per qualche minuto dai nostri amici all'ascolto, da cominciare da quando si può andare in Canada, perché secondo me ci si può andare sempre avendo la cognizione di che cosa si trova dall'altra parte, dall'Indian Summer alle gite sulla parte dei laghi, che poi, insomma, voglio dire, la British Columbia da quest'altra parte, insomma ce ne sono di argomenti è veramente tanti sul tavolo, credo, no? Assolutamente, sai, è una destinazione molto particolare e molto bella, considera che nell'ecosistema mondiale è una delle zone che è rimasta invariata, bellissima. Certo, sì. Considera che in Canada c'è l'unico bosco al mondo che non è stato mai tagliato dall'uomo. Ah, ecco, è un bosco di alberi di Douglas, per dirti. C'è un ecosistema, certo, che è stupendo, anche perché i canadesi ci tengono e lo tutelano alla grande. Considera che la parte occidentale del Canada è un valore aggiunto che abbiamo su questa terra distrutta. E lì puoi, certo, fare da ancora oggi. È una zona dove puoi vedere tutti gli animali, dalle orche, alle balene, agli orsi neri, ai grizzly. Questo parliamo del British Columbia, il distretto dall'altra British parte. British Columbia e Alberta, sì, assolutamente. Alberta. Quella è la zona dove ci sono anche le montagne rocciose che poi scendono giù verso il Sud Dakota, che c'è, certo, c'è, scendono giù in quell'area lì. No, ma io infatti... Però ecco, appunto, bisogna dire che diciamo che fra le due parti del Canada ci sono qualche ora di volo. Perché, assolutamente ci sono, sì, perché tu considera il Canada, noi solitamente i viaggi li organizziamo in due maniere, il Canada orientale, così come lo chiamiamo noi, e il Canada, certo, occidentale. Certo. Il Canada orientale è quello più, diciamo, ricco di città, anche bellissime, Montreal, certo, qui
Quebec, Toronto, c'è un parco vicino Montreal che pochi conoscono, che si chiama Montebello, dove ci sono gli animali in un parco enorme allo stato brado, ma una cosa, uno spettacolo che tu non hai idea, molti non lo conoscono, molti tour operator non sanno nemmeno che cosa sia. Noi che conosciamo quella terra perché siete la viviamo, a casa, abbiamo vissuto, e quindi sappiamo dare delle indicazioni che gli altri non sono in grado, certo, di fare, certo. Perché poi con te io mi ricordo sempre che si possono costruire veramente pacchetti a misura di persona in base anche al tempo, al tempo che uno ha, perché è vero che io dico sempre che per affrontare un viaggio di transoceanico almeno le sei notti ci vogliono, perché sennò veramente diventa anche dura assorbire un po' tutto, e che poi chiaramente è una destinazione anche questa arcana che, come gli Stati Uniti, si deve vedere a pezzi, non si può pensare di avere Canada occidentale e Canada orientale, mentre il Canada orientale in sei giorni lo fai bene, perché certo, io ti posso far fare le laurenziane, anche lì mandarti a vedere gli orsi neri, bene, perché io so dove si possono dove vedere, sono, certo, e quindi so come indirizzare il personale. Ma considera, certo, il Canada orientale d'inverno è bellissimo, ci sono degli alberghi dove fai gite con le motoslitte, con le slitte trainate da cani, e ti danno, certo, tutto loro, e le attrezzature le danno tutto loro. È una cosa, io ho fatto un Natale lì, Capodanno, tu non hai idea, andare sui laghi ghiacciati, uno spettacolo della natura che bisogna viverlo, perché dico, se lo vivi lo capisci. Guarda, tu, come ne abbiamo parlato, io ho i miei relative, diciamo i parenti di mia moglie, li ho nel New Hampshire, dunque non sono molto distante dal Canada, e ovviamente è una realtà degli Stati Uniti, ma mi sono accorto anche lì la sensibilità della natura, ho vissuto l'Indian Summer lì, che è qualche cosa di eccezionale, dunque ho avuto il piacere di assaporare almeno in parte quello che è la destinazione, e onestamente mi sento di dire che è uno di quei posti che chi ha la possibilità o la fortuna di comunque andare a vedere ne vale veramente la pena. È un viaggio di quelli che quando torni a casa hai qualcosa da raccontare. Esatto, ma qualcosa di veramente eccezionale. Abbiamo avuto clienti che sono tornati che sono impazziti. Io ho avuto dei clienti che dicevo: guardate, in questa zona incontrerete degli orsi neri. Certo. Uno mi ha telefonato: sì, è vero, l'ho incontrato qua. E io, scherzando, gli ho detto: no, quello è quello che io telecomando quando arrivano i clienti per farlo vedere. Scherzavo. Sì, ecco, per dirti la facilità con cui si possono vedere animali. Sì, ma poi lo di più, il Canada orientale, c'è volo diretto da Roma, da Milano con Air Transat, poche ore di volo, e sono viaggi che costano poco, tra l'altro, poco. Sì, vanno pubblicizzati, ma una dei motivi per cui appunto siamo entrati in onda con questa trasmissione, che mi ricordo che anche tu, quando ne abbiamo parlato qualche giorno fa, eri contento perché non esisteva una trasmissione che parlava di turismo in radio, e questo ha permesso, ecco, a persone come te che sanno il proprio lavoro e come me che sanno a chi rivolgersi per il bene dei clienti, di venire alla luce e dire: raccontate, cari signori, ci siamo, esistiamo da più di 20 anni, il nostro lavoro lo sappiamo fare, sicuramente non siamo un computer che quando sbaglia ti dice rivolgerti al centro assistenza, ma qui trovi degli uomini, trovi delle persone, e che è un valore aggiunto. Io dico sempre: amici all'ascolto, io ti devo ringraziare perché tu con questa trasmissione riesci a far capire alla gente che c'è gente preparata, che che conosce il prodotto. Prematur è qualcosa di veramente speciale. Noi siamo, conosciamo il nostro, i nostri settori, ma conosciamo uno per uno. È la passione con cui facciamo questo lavoro, e questo come si dice, anzi io dico fortunatamente, il peggio è per questi sistemi che oggi esistono online, che chiaramente non raccontano. Vedi, per dire, noi sappiamo che per entrare negli Stati Uniti serve l'ESTA, che è quello per l'immigrazione, cosa che non serve al Canada. No, sembra una fesseria, ma c'è questo. Però sappiamo pure che il Canada rispetto agli Stati Uniti è molto più severo per le norme di ingresso di magari di ortaggi, di cose che non si possono portare in Canada. Questo è uno degli argomenti che poi tratterò nelle prossime puntate. Sappiamo pure che per noleggiare la macchina in Canada ci vuole un'età che è differente da quella degli Stati Uniti, se ricordo bene. Non è più i 25 anni, ma erano 21 da voi. Assolutamente. E queste sono piccole differenze che comunque, ecco,
qualcosa che difficilmente si trova poi in rete quando si va a cercare quell'informazione sulla destinazione, perché ovviamente rimangono sempre generalisti, e anche questi famosi, tra virgolette, io non poi rispetto sempre tutti i famosi blog che raccontano, ma raccontano un'esperienza che è propria, e magari non tenendo conto che quando ci sono persone all'ascolto, ognuna ha poi le proprie caratteristiche, capito? Non è proprio la stessa cosa. Ma sai, tanto per aggiungerti così una chicchetta, noi ai nostri clienti gli diamo un nostro foglio notizie dove gli diciamo città per città, vai a mangiare qui in questo ristorantino che c'ha questa specialità, vai in quest'altro che c'ha quest'altro, vai a fare colazione qui dove farai una colazione meravigliosa spendendo pochissimo. Sì, infatti. È la padronanza. Non è che entrano, sai, molte agenzie entrano e quelle aprono un catalogo e voi pagina tale, ecco io ti vendo questo. Io te lo costruisco, cerco di capire tu cosa vuoi e quindi mi adatto alla tua desiderata e te lo costruisco in maniera stupenda. Il nostro piacere è quando il cliente ritorna, che ti telefona e ti dice mi hai fatto un viaggio meraviglioso, e lui lì godiamo, in quel momento sì, godiamo perché sappiamo che la nostra professionalità è stata pagata, il lavoro, ecco, come un lavoro ben fatto, ma questo vale per tutti i professionisti, e questo appunto i veri professionisti sicuramente la rete non li scavalcherà mai, perché non ha lo stesso valore proprio. Noi non siamo nemici della rete, per carità di Dio, perché anche noi la usiamo tra Skype, noi lo sappiamo. Una volta si facevano le famose telefonate quando dovevi chiamare in Canada con quello che costava, ci pensavi 3 volte. Oggi, grazie proprio alla rete, un collegamento Skype ed è fatto, il gioco è fatto, insomma, il che rimane veramente molto facile. Ma a noi interessava appunto raccontare questo spaccato del Canada con il mio collega. Io dico sempre che lui è il mio fornitore per quello che riguarda il Canada, e so che si ha la possibilità di montare un po' qualsiasi cosa. È come se uno vorrebbe costruirsi veramente, ecco, farsi la valigia da solo, insomma, ci mettiamo qui, come si dice, da dove mangiare, dove stare, che cosa comprare e soprattutto cosa riportare a casa, perché poi il viaggio è proprio quando tu riporti a casa qualcosa, e mentre spesso e volentieri si torna a casa che non si ha un ricordo di quello in particolare. Dimmi. per chi ama la natura è uno dei posti ancora rimasti alla proprio, come alle origini, alla... credimi, non mi ricordo chi è che lo diceva. Tutte le volte che ci vado, pensa, e ci vado da 25 anni, io ogni volta mi entusiasmo. Ho portato proprio l'altro anno a ottobre un gruppo di agenzie. Sì. Io li ho portati in zone a vedere gli animali, perché io so dove stanno, dove sono, dove girano, cioè questa è la conoscenza. E questi sono rimasti colpiti, ma dice tu conosci tutti, non è io, è Ray Mature, noi tutti siamo così. Dipende poi dopo, perché esatto. Tutti siamo andati e tutti abbiamo visto, sto tenendo l'idea. No, è differente proprio questo approccio alla destinazione. Senti, vogliamo parlare un attimo di come si vola. Tanto si vola sicuramente con i voli di linea da Roma, Fiumicino, cioè sia l'Alitalia che chiaramente diretto su Toronto. Noi abbiamo i voli Air Transat per quanto riguarda l'occidentale. Toronto e Montreal. Esatto. Mentre per ciò è anche Air Canada. Noi Air Canada, però invece per andare nella parte occidentale andiamo con Air Canada, e si viaggia tra l'altro veramente bene, guarda, una compagnia molto seria. E secondo gli orari di arrivo abbiamo degli alberghi in aeroporto, guarda, che veramente bellissimi. Anche poco. Perché ne vale la pena, che ricordiamo che comunque le 8 ore, 9 ore ce le spariamo tutte per arrivare su in Canada. Assolutamente. Perciò quando si viaggia comodo, il problema dei voli non sono le 2 ore, le 3 ore, le 10 ore. Dipende da come viaggi. Se viaggi comodo non te ne accorgi. Se tu fai un volo di 3 ore e stai stretto, il sedile non ti poi quello davanti, come si muove, ti ha messo il sedile in bocca. Insomma, è chiaro che è logico. Ma queste sono purtroppo le cose che capitano quando appunto si fanno determinate scelte per quello che riguarda la scelta della vacanza. Lì purtroppo sarebbe a noi. Una cosa che volevo sottolineare, dimmi. Sono tutti fly and drive facilissimi,
Quindi, ci voleva arrivare, ci voleva arrivare. Io la raccontavo in questa maniera. Intanto fa comunque comodo, anche se forse non è obbligatoria la patente internazionale, fa comunque comodo, perché tanto con la motorizzazione la rilasciano con una sciocchezza. Sicuramente bisogna avere più di 21 anni. E poi un'altra cosa, essendo il Canada come destinazione con delle distanze abbastanza lunghe a volte tra una destinazione e l'altra, è meglio avere comunque anche un secondo guidatore, perché fa comunque comodo per quello che costa. Esatto. Ma proprio qui entriamo qui entrano poi gli agenti di viaggio, perché queste sono cose che noi sappiamo, perché magari su 7 notti di noleggio può aumentare $70 la macchina, perché quei 10 euro al giorno l'udienza supplementare costa. Ci siamo, perciò ecco, questo è un po' i miei consigli. Poi senti, ti do una chicca adesso. Nel 2014, adesso uscirà nel nuovo catalogo, abbiamo fatto dei tour con accompagnatore in italiano o multilingue, sì, che va dal Canada occidentale al Canada orientale, che sta a vedere tutti e due in solo 15 notti e 16 giorni. Ecco, però 15 notti li devi fare sul posto, perché tra l'uno e l'altro, beh, insomma, bella lunga. Beh, ma d'altronde se vuoi fare l'occidentale bene, diciamo che 12 giorni ti servono, a meno che non lo fai in due tranche anche quello, ma sai, con il Canada costa a costa, l'ovest canadese, sono tutti noi facciamo anche con accompagnatore, certo. Quindi, no, ma era proprio appunto per spiegare l'opportunità che uno offre alla clientela, sono tante, appunto dicevo, si facciamo queste 10 ore di volo circa, poi facciamo la frontiera, ritiriamo i nostri bagagli, facciamo l'immigrazione, tutte quelle che sono un po' le procedure per entrare, e poi ecco, come hai detto te, a secondo l'orario d'arrivo, che calcola che arriviamo intorno alle 6 di sera, mi sembra, a secondo poi, perché l'Arcanidia in parte intorno qui a mezzogiorno, le 7 di sera, diciamo che il primo giorno si passa e si arriva direttamente in albergo, perciò il giorno dopo ci siamo alzati e facciamo la nostra colazione al punto in cui dici tu, e poi cominciamo a goderci il Canada, magari un piccolo briefing, piccole cose, insomma, e da lì si parte. Importante. Dimmi. Qualche volta, secondo la tipologia di tour, le accompagniamo, spesso ci vado anch'io a accompagnare, se il gruppo è un gruppo interessante, quindi che parto e vado, quindi sono piccoli. Luca, parte Fabio, l'assistenza è totale, capisci? Certo. È totale. Ma io dico sempre, guarda, ma facciamo questo lavoro dal piano. Non molti fanno quello che facciamo noi, lo devo dire. Dicevano, chi viene qua conosce il proprio lavoro, se no magari fa altre cose, insomma. Normale che noi abbiamo voglia di raccontare il turismo e lo facciamo bene e cerchiamo appunto di condividere con la voglia di trasmettere quello che proviamo. È un lavoro che ci vuole tanto amore, guarda, tanto amore, ti deve proprio piacere, lo devi vivere come un piacere, non solo perché ci devi sopravvivere o vivere, ma perché proprio ti piace. E il gusto nostro è quello di vedere il volto dei clienti quando tornano e che ti dicono grazie. È forte. E questa è la cosa più bella. Io lo faccio in camming che faccio io su Roma. Ne vale la pena, perché io li tratto da amici che mi vengono a trovare. Bravissimo. Che non è la stessa cosa. Ho visto persone, come si dice, che cambiavano aspetto come gli portavi il piatto davanti, capito? Ed era eccezionale vederli sorridere mentre mangiavano il cacio e pepe, dunque cosa che magari dall'altra parte non lo era, e che insomma te la dice lunga, insomma, mi sono divertito anch'io, ed è alla stessa maniera quello che poi fai tu, né più né meno. Perciò diciamo che il Canada è comunque una destinazione da vivere 12 mesi l'anno, e che poi anche una cosa che non abbiamo parlato fino adesso, gli italiani, cari amici all'ascolto, sono ben accetti. Questa è una cosa molto importante, perché ci sono delle destinazioni dove magari uno può avere dei dubbi, ma in destinazioni come il Canada, come gli Stati Uniti, gli italiani sono ben accetti, ed è importante anche dal punto di vista di relazioni umane, no?
Assolutamente sì. Sono visti proprio con grandissima simpatia e ci accolgono sempre a braccia aperte. Se te ne dico un'altra, io ho mandato della gente in un posto che si chiama Campbell River, nel Canada occidentale, che erano pescatori. A pescare salmoni dei 14 kg, quindi capirai, erano felici, felici come una Pasqua. Il che la racconta lunga, me l'ho immaginato quando tornavano a casa dagli amici a farsi vedere al bar, ecco, questo è quello con che ho pescato io. Una addirittura se l'è fatto in balsamare, se l'è portato via. Pensa un po', il che ne vale la pena, il che ne racconta tutto. Bene, insomma, ci siamo fatti questa cavalcata del Canada. Oh, mi raccomando, ci risentiamo come esce tutta la programmazione, magari raccontiamo un tour proprio passo passo e accompagniamo. Assolutamente, questo, tappa per tappa. Tappa per tappa ci divertiremo. Ne vale veramente la pena. Poi te ne racconterò magari con un mio amico giornalista di Sky, che ripeto, ed è fantastico, è veramente una brava persona con cui stiamo facendo una cosa del genere. Una cosa del genere, chiaramente, in Italia. Pensa, partiremo dal Piemonte fino alla Puglia, attraversando in moto, praticamente partiremo dalla Valsusa, che c'è un santuario dedicato a San Michele, a quello che poi invece è suo vicino Padre Pio, e tutte queste motociclette le accompagno io, passando per Genova, passando per Torino, dove li faccio conoscere i miei amici, il bar dove li faccio prendere il grappino. A Roma chiaramente li porteremo al Pantheon. E che ne vale? Chiamami, perché io vedo tutti i ristorantini man mano che ti muovi a Genova, eccetera. Io sono patito, quindi forse per pubblicare, l'editore forse me lo pubblica, un libricino con proprio i ristorantini caratteristici locali in parecchie città italiane, quindi fra cui Roma, la Toscana, Genova la conosco, come conoscono i caruggi dei ristorantini dove i baffi e i controbaffi, noi abbiamo, vedi, come te ti ho detto, ecco perché vi ho fatto intervenire, cari amici l'ascolto, vedete che cosa esce fuori da persone che fanno questo lavoro con l'onestà intellettuale di dire, carissimi amici, ascoltateci perché vi conviene. È vero che il nostro lavoro è che per noi comunque è vita, no? ci si campa con questo, però ci sono tanti modi per fare il lavoro. Io e il mio collega avete sentito come lo stiamo vivendo, per noi è un racconto ed è un qualcosa che lo facciamo per farvi stare bene. Meglio, il nostro obiettivo. Ma tu stai facendo un'opera, ripeto, meritoria, molto importante, molto importante. Io credo di aver fatto questo programma proprio per questo motivo, perché secondo me ci sono dei validi professionisti che, come me, che io, finita la trasmissione, tornerò in agenzia, lì appunto in via Bartolongo, dove aspetto gli amici all'ascolto e racconteremo anche questa destinazione. È proprio per questo motivo, perché non esisteva niente che raccontava veramente come stavano le cose, capito? È facile dire vai lì, trova un biglietto a 400 euro, ma bisogna dire che pure che c'ha delle limitazioni, perché voglio dire, oggi ci sono delle, guarda, l'ho fatto proprio poco fa per un collega che doveva andare in un'isola greca, e praticamente costava 2 lire. Alla fine, quando ha fatto il biglietto, si è accorto che non prevedeva il bagaglio, dunque 15 giorni lui, la moglie e 2 figlie, e i bagagli lasciava a casa, se no doveva pagare 30 euro a persona. Ora a noi succede, vabbè, la mettiamo insieme, ma pensa a una persona che si trova lì e non è all'altezza di gestire una situazione, che disagio uno avrebbe creato. Vabbè, diciamo che noi ci saremo e saremo qui anche fino sicuramente al mese di giugno per dare una mano a chi vuol fare le vacanze. Esatto, sottolinea, allora, sempre l'alta professionalità. Quella ce la provo a mettere. Sono altamente professionale. Ce la proviamo come a mettere. Come lo sei tu, in effetti, anche. Grazie, perché come si dice, per riconoscere un buon cuoco ce ne vuole un altro. Grazie ancora, carissimo, all'ascolto. Grazie a tutti. Grazie di tutto ancora. Ci sentiamo, ricordati che sei ancora, diciamo che sei prenotato per il prossimo volo. Assolutamente a disposizione sempre. Intanto faccio gli auguri saluto Lussi, che mi sta ascoltando, l'ho vista qui sui miei contatti Facebook e Badu, che ci
ci sta ascoltando anche lei, benvenuta su Radio Dimensione Stereo. Lucy, ci ha fatto veramente piacere, ascolterai un pezzo del Canada e poi andremo avanti ancora con la trasmissione. Come vedi sono tante le persone e ci fa veramente piacere, anzi ti, mandalo anche a te un saluto a Lucy carissimo. Così, un saluto a tutti, spero che questa mia conversazione sia stata utile e possa avere accresciuto in voi la curiosità di andare a vedere questo meraviglioso paese. Ok, allora un abbraccio ancora e un minuto di pubblicità e torniamo poi per raccontare un'altra destinazione. Ciao ragazzo, ci sentiamo ciao, più ciao tardi. Ciao a tutti, ciao ancora, grazie. È un piacere. Anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi e liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barcavela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietti d'aereo, traghetti, alberghi e viaggi per tutte le tasche, con weekend a partire da 99 euro a coppia. Visita il sito viaggioevedo.it o la pagina Facebook Cuore e Coccole. Agenzia Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, telefono 06 41 036 36. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Te, che mi ha tradito come sai, io mi sento un'auto che non ha più il motore e mi sento un uomo che vivrà nel suo dolore, nel dolore, solo nel suo dolore ormai. Mi sento forte, sai, sarà perché non odio mai. Wow, di certo non dovrei soffrir così, così inutilmente, solamente perché hai detto un sì, stupidamente, stupidamente, con il cervello assente. Amica mia, quanto costa una bugia, un dolore che dividiamo in due tra noi. La gelosia, quando arriva non va più via. Col silenzio tu mi rispondi che, col tuo pianto tu mi rispondi che, coi tuoi occhi tu mi rispondi, te lo sai. La gelosia, più la scacci e più l'avrai. Il serpente è arrivato, è qui seduto in mezzo a noi, yeah. Lui ti mangia il cuore come fosse un pomodoro, così diventi pazzo tu, e come un toro, e come un toro, purtroppo non ragioni. Amica mia, quanto costa una bugia, un dolore che tra noi. La gelosia, quando arriva non va più via. Col silenzio tu mi rispondi che, col tuo pianto tu mi rispondi che, coi tuoi occhi tu mi rispondi che lo sai. La gelosia, più la scacci e più l'avrai. Tu eri mia, e chi sei più non lo sai.
dimensione stereo, 24 ore con te. Eccoci qua, allora cari amici, siamo tornati insieme per la altra mezz'ora di trasmissione in cui parleremo di, con il nostro amico Riccardo di Fantasia Feste. Riccardo, ci sei all'ascolto, buongiorno, benvenuto, come stai? Buongiorno Gianluigi, tutto bene? Oh, mi hai fatto fare un figurone con quella, diciamo, con quella cosa che mi hai preparato in agenzia di viaggi. Allora, cari amici all'ascolto, Riccardo di Fantasia Feste è il mio carissimo amico con cui io preparo le confezioni di cuore e coccole. Quando regaliamo, acquistano un pacchetto di viaggio, noi, io chiamo il mio amico e dico: mi fai questa confezione? Io, così il passeggero, quando la ritira, ha questa bellissima confezione fatta da Riccardo, che ha comunque dell'estro per queste cose, che poi usa anche per quando gli si prenotano feste, matrimoni. È fantastico, è un collaboratore unico. Allora, racconta un po' a te la tua passione, se no sembra che sono soltanto grazie, io. Però esageri, così mi fai diventare noi. E tanto non ti vede nessuno alla radio. Allora, e diciamo adesso, meno male, siamo un po' sparati con San Valentino, tra l'altro. Ho dato dei debliant che mi ha consegnato lo scorso giorno in agenzia da viaggi da voi, da se vedo, e dovrebbero venire forse in giornata. Sono contento. Ok, e quindi di cosa vogliamo parlare? Di San Valentino? Oggi parleremo appunto di San Valentino, di quello che stiamo preparando. E che cosa hai fatto tu per gli innamorati? Intanto faccio, come si dice, ringrazio ancora Lucy che sta ancora con noi, e mi auguro che anche lei per San Valentino stia facendo qualcosa, magari per le persone a cui vuole più bene. E allora, dimmi tu, allora, che cosa vuoi dire? Una cosa semplice, anche per non, diciamo, sempre attento al momento, che è quello che è, però insomma, fare le cose belle non spendendo una fortuna. Allora, per San Valentino, diciamo, il nostro negozio, che sono 23 metri quadri, è un nido d'amore, è tutto rosso e bianco, e si può, diciamo, prendere da un singolo palloncino a forma di cuore, con sotto magari un bacetto perugina, una caramellina, a una composizione con dei palloncini un po' più particolare, ad un peluche, oppure ovviamente, ecco, c'è chi ci porta dei piccoli, o un soggiorno che hanno acquistato da voi, oppure adesso non mi viene bene il nome del, diciamo, della confezione, Sì, ma sono soprattutto i prodotti che fa Viaggio e Vedo che faranno la differenza, normale. Che mi portano che mi hanno portato dalla Viaggio e Vedo, certo. E li ho confezionati all'interno delle gare del palloncino che ne avevamo parlato altri giorni. Certo. E poi ovviamente, ecco, nel senso, si possono comunque prendere, abbiamo le apparecchiature sempre al sistema San Valentino, certo. Dei piccoli peluscini, delle caramelline a forma di cuore, diciamo petali, tante idee carine a poco prezzo. Tante idee. Però poi giustamente tu hai anche un grande repertorio per quello che riguarda le feste, l'organizzazione di feste ed eventi. Certo, allora diciamo, questo periodo di San Valentino siamo impegnati in gran parte con, diciamo, le sorprese d'amore, quindi diciamo consegniamo bouquet di palloncini e tutto quanto, e poi ovviamente siamo anche ci hanno chiamato anche vari ristoranti dove la sera intratterremo ovviamente gli innamorati con simpatiche gag, composizione di palloncini last minute, quindi comunque faremo ballon artist diciamo sul momento da regalare agli innamorati. E tutto quanto, e poi si iniziano a facciare, diciamo, le prime sposine per i preventivi, diciamo, certo, del 2014, certo, i certo, compleanni, comunioni, lì vedremo di dare una mano come sempre, poi questa diciamo che tra professionisti in favore della clientela si trova sempre un filo comune conduttore, come abbiamo sempre trovato noi. Poi mi raccomando, anch'io devo fare regalo per San Valentino, perciò insomma fai tu, non posso lasciare la Piera senza il regalo di San Valentino, rischio di rimanere in calcio d'angolo, poi dopo mi tolgono le chiavi di casa, anzi dell'agenzia. Chiari scordati.
ricordato. No, assolutamente no, anzi io quest'anno faremo una bellissima cosa perché il 9 settembre facciamo 30 anni che stiamo insieme, dunque veramente un grosso traguardo e credo che sia giusto festeggiare, perciò eventualmente vedremo che cosa possiamo combinare per queste cose, insomma, che ne vale concordo proprio la pena. Concordo pienamente, dobbiamo organizzare una super festa. Una super festa, ho detto. O mi fanno i bagagli e mi cacciano via, oppure magari troviamo qualche altra soluzione. Bene, senti, allora io nel salutarti e ti lasciarti al tuo lavoro, ricordo a tutti che Viaggio e Vedo ha delle condizioni particolari con Riccardo di Fantasia Feste per quello che riguarda i pacchetti costruiti da noi e inseriti insieme nella nostra comune programmazione. Allora ci sentiamo poi più tardi in privato e così concordiamo un bellissimo regalo per la Piera, per il nostro San Valentino. Allora, ciao, grazie. San Valentino a tutti gli innamorati. Ciao Riccardo, grazie ancora, grazie a te. Allora, carissimi amici all'ascolto, abbiamo la possibilità di darvi i numeri della diretta per intervenire con noi e raccontare un po' come la pensate e come di fare quel regalo per San Valentino, magari uno di tanti pacchetti che io ho come cuore e coccole, e potete magari parlare con me, entrare in contatto con il numero 06 93 54 71 22, questo è il numero della diretta, oppure mandare un sms al 393 06 70 199. Abbiamo la possibilità appunto di parlare, fare due chiacchiere insieme e vedere magari qual è il prossimo viaggio che avete in testa di fare e come costruirlo insieme, visto che ormai sappiamo entrambi che potete fidarvi della nostra competenza e cortesia per dare, per diciamo realizzare un momento di successo, che è una cosa molto molto importante. Ora, dopo il nostro amico Riccardo, ci prepariamo per fare un viaggio con Giorgio, che stiamo cercando di sempre di contattare, e ci porterà in Turchia, altro paese fantastico vicino all'Italia, che si raggiunge con poco più di un'ora e 20 di volo, veramente una fesseria. Si atterra ad Istanbul e si comincia a visitare la parte, quella più vicino al nostro mondo occidentale, e invece la parte che è rimasta più vecchia, diciamo, se si può dire così, dove è situata la Moschea Blu e tanti altri piccoli gioielli che vanno comunque peso alla vena. Lì è proprio, lì si vede lo spaccato verso l'occidente. Giorgio, benvenuto, ci sei? Come stai stamattina? Giorgio, mi senti? No, non lo sento Giorgio. Giorgio, mi senti? Pronto? No, ecco, vediamo, allora, lo cerco mentre Ivan cerca di riprendere Giorgio. Noi continuiamo a parlare della Turchia, della sua immensa, diciamo, destinazione, come è molto varia, è molto grande, ci sono tante cose da fare. Abbiamo parlato adesso un piccolo spaccato di Istanbul, con cui poi torneremo insieme quando riprenderemo in linea, e poi c'è anche la destinazione mare. La famosa costa turchese è cosa loro, le gite in caicco, abbiamo la possibilità appunto di costruire tutti degli itinerari per risalire la costa, perciò non c'è soltanto Istanbul, ma c'è Smirne, abbiamo Bodrum, ci sono diversi villaggi che ne valgono comunque la pena anche per fare il soggiorno mare, dunque si presta veramente come destinazione ottimale per chi, diciamo, oggi come oggi ha molte soluzioni per non spendere anche una grossa fortuna. Hanno messo dei voli low cost un po' da tutta Italia, da Roma c'è la Pegasus Airline che ci si va con veramente pochissimo, anche se poi non dà diritto al bagaglio per portarlo, però se uno fa quei 2-3 giorni non necessita di queste cose, perciò va serenamente e tranquillamente con il bagaglio a mano senza nessun problema. Abbiamo ripreso Giorgio? Ok, Giorgio, allora benvenuto, come stai? Bene, grazie. Ho raccontato io mezza Turchia. Anche tutti gli ascoltatori. Grazie, benvenuto su Radio Dimensione Stereo e soprattutto su Viaggio e Vedo, tutti i colori del mondo. Io non so se tu eri l'ascolto, ma ho
raccontato io mezza Turchia. Abbiamo parlato un attimo della facilità con cui si raggiunge ormai da sempre, perché poi è molto ospitale come città, e poi ho parlato anche un po' ho cercato di dare degli spunti dalla costa turchese a Bodrum, a Smirne, non ho parlato della Cappadocia, però io rimetterei le cose in ordine. Giorgio, ci racconti la tua Turchia? Facciamo allora, prima. Allora, innanzitutto la mia Turchia nasce insieme alla mia storia turistica. Certo. Quest'anno viaggio per i miei 28 anni di turismo, specializzati proprio su tutto quello che è il discorso Turchia e Europa in generale. Ecco, per quanto riguarda la Turchia, paese affascinante, travolgente, sconosciuto e più. Istanbul è sicuramente una delle città più affascinanti del mondo. Ne parlavo prima proprio di questo. Iniziando appunto dal fatto di essere su due continenti, certo, eccetera. Lo spartiacque proprio. Tutto quello che è il resto della Turchia. Certo. La Turchia vuol dire la costa di Smeraldo, certo, con la sua località principale che è Bodrum. Sì. Per chi si ricorda le varie reminiscenze scolastiche, stiamo parlando dell'antica Alicarnasso. Oppure per quanto riguarda la costa turchese, con la regina del Mediterraneo, Antalya, che già è una città affascinante dalle mille sfaccettature. Tutte queste due destinazioni noi le serviamo settimanalmente dal 26 maggio al 22 settembre con voli diretti da Roma tutti i lunedì. Ecco, che chiaramente possono acquistarli dalla Viaggio e Vedo e avvalersi di una consulenza che è superiore, che torna a dire in rete non si trova questa informazione. Questa informazione si trova in agenzia di viaggi. Noi non siamo mai e non saremo mai nemici della rete, ma ricordiamo che i professionisti sono dietro i banchi dell'agenzia. Come in questo caso nella Viaggio e Vedo sono seduti sia Piera che Alessandro, e questi sono dei professionisti che si avvalgono della rete e di collaboratori come Giorgio in questo caso, e che chi vuole andare in Turchia trova chiaramente una risposta adatta. Senti, io Gianluigi, io credo che sia anche opportuno ricordare uno dei nostri spot che ormai ci qualifica a livello proprio nazionale, che è la famosa battuta in agenzia viaggi è meglio. Abbiamo visto anche di vari esempi di lo so, è brutto parlarne, ma di truffe per quanto riguarda delle agenzie online. Non ne parliamo, basta, guarda, io poi noi torniamo sempre alla nostra trasmissione, noi diciamo questo non per male di qualcuno, ma perché vogliamo che la gente, è vero che deve tornare in agenzia, quello è il nostro obiettivo e ci fa veramente piacere, sia nella mia che in quella di altri colleghi che fanno bene questo lavoro, ma soprattutto perché la famiglia comunque nelle vacanze ripone un qualcosa, un'aspettativa, ed è brutto anticipare del denaro e poi trovarsi a fare fila davanti ai carabinieri, lì come è successo nella stazione di San Cataldo, la provincia di Lecce. Insomma, Luigi, è bruttissimo, bruttissimo. Se ti interrompo, io credo che sia opportuno di dire anche che l'agenzia di viaggi, noi ci mettiamo la faccia, certo, ci mettiamo la nostra, certo, professionalità, ci mettiamo, certo, il nostro amore per il nostro lavoro, certo, e credo che sia anche veramente opportuno ricordare agli ascoltatori, certo, tutti hanno l'avvocato di fiducia, il medico di fiducia, il callista di fiducia, certo, però poi quando si parla di vacanze brancolano nel buio e vanno alla ricerca impossibile. Chissà quale miraggio. No, va bene. Diciamoci francamente, non ci nascondiamo dietro. No, per carità. Nessuno regala nulla. No, però il prezzo giusto si trova. Noi nelle nostre agenzie in più regaliamo la nostra professionalità. La voglia, quella dopo 30 anni, quasi 30 anni, ormai faccio le valigie ad occhi chiusi. È veramente essenziale. Di sì, sì, sì. Senti, torniamo a noi perché abbiamo ancora pochi minuti, però mi piace raccontare. Senti, ma da quanto partono i pacchetti? Parliamo di fisicamente di denaro. La tua Turchia, quanto si spende per la tua Turchia? Allora, partiamo con delle offerte fantastiche.
Allora, la partenza del 26 maggio, ad esempio, su un volo diretto da Roma per Bodrum, sì, parte da 440 euro. E tu in questi soldi cosa gli dai? E 7 notti in hotel 3 stelle Superior con trattamento di mezza pensione. Ok, allora diciamo questo, no? Perciò andiamo a fare le pulci, no? Così perlomeno la gente sa come lavoriamo noi. Ora, se uno prende un volo diretto su Bodrum, andata e ritorno si spendono intorno ai 200 euro. Poi ci sono i trasferimenti, diciamo all'incirca che incidono, sì, diciamo, ecco, tra volo e trasferimenti siamo sui 200-220 euro. 7 notti di pernottamenti, se dividiamo quello che rimane, stiamo pagando una media di 45-48 euro al giorno per la mezza pensione, che è una cosa che ci sta. Ecco dove si fa i conti del vero. Allora è possibile, quando poi invece quando si fa da pulci, io dico sempre imparate a far questo, se un albergo in mezza pensione costa 12,50 euro, ma cosa pensate che vi danno con 12,50 euro? Ma non solo questo, io a parte la prima partenza è sì, sempre quella più bassa, certo, però parliamo anche che per tutto il mese di giugno, sì, noi abbiamo le partenze del 2, del 9, del 16 e del 23, sì, e siamo il 2 giugno 450 euro, sì, il 9 giugno 460 euro, certo, il 16 giugno 540 euro. Insomma, tutto proporzionato. Il 2 giugno 560 euro lo stesso. Ancora, cioè, ancora ci sta. Parlando di cifre veramente abbordabili, abbordabili. Chiunque appare, specialmente, mi dispiace dirlo, ma in Italia un soggiorno in mezza pensione con il volo e i trasferimenti, beh, forse viene un po' di più, però è anche vero che il costo della vita è diverso, perciò magari va tutto proporzionato. Però io dico sempre questo: se uno quando viene in agenzia si mette seduto e dice guarda, io vado in ferie a giugno, però non posso spendere più di 500 euro a persona, dico guarda, c'è questo, beh, uno già stai prendendo quello che prende. È un po' come si fa quando si va nei ristoranti che ti danno il menù e tu in base a quello che vuoi spendere scegli. Io faccio la stessa identica cosa, a me quando mi chiedono quanto che hanno quella cifra da spendere, io cerco di farla fruttare al meglio, perché anche nella piccola cosa il passeggero comunque ha diritto. Ecco, forse è per questo che abbiamo superato i più di 20 anni d'agenzia, perché la voglia di far bene è principale al guadagno. Noi adesso stiamo prendendo palo in fresca, stiamo andando, Alessandro accompagna un piccolo gruppo a vedere il carnevale, con 129 euro gli ha messo dentro di tutto, dall'albergo, il bus, la mezza pensione, l'assistenza, dunque sono cose che hanno un valore e chiaramente stando sempre, ecco, diamo un occhio al prezzo. Oh, e questo, tornando un attimo a voi, il 3 stelle, come si chiama questo albergo, il 3 stelle? È il 3S Beach Club di Bodrum. Esatto, perciò tutti adesso lo possono andare a vedere e se ne rendono serenamente conto. Perciò fare bene non significa per forza, cioè diciamo avere un costo giusto e far bene non significa per forza sbagliare. Io di più, dimmi. Luigi, abbiamo anche per la partenza del 2 giugno un eccellente 4 stelle in trattamento all inclusive, sì, con il volo da Roma e i trasferimenti a 460 euro. Certo, certo, certo. Perciò vedi, c'è un po' di tutto. Infatti c'è il nostro amico Luigi Bonciani, che è il mio notaio, lo chiamo, e mi dice guarda, bene, non illudere i clienti, di loro di fare attenzione, cioè questo è proprio il voler bene. Guarda, io anzi salutalo anche te, guarda Giorgio, saluta Luigi, perché è veramente con me il notaio di questo programma. Come dico qualcosa che non va bene, mi cicchetta e mi dice guarda, se mi dice invece che va bene mi dice la stessa cosa. Ma il buon Luigi è un amico, lo conosciamo, siamo sugli stessi gruppi. Abbiamo comunque un buon prodotto. Bene, allora senti, con questo io ti invito a mandare appunti i programmi e poi parleremo in un'altra occasione magari dell'altra destinazione, Luigi, perché il tempo... Scusami, dimmi. Volevo aggiungere... Prego, dimmi. Nella nostra programmazione abbiamo anche dei pacchetti molto interessanti per quanto riguarda sempre la Turchia per i ponti di primavera. Ecco, se... abbiamo
Pasqua a Istanbul il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno, certo, con delle quote veramente molto 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 interessanti. Ecco, allora le aspetto che le mettiamo sia qui nel sito della radio che nell'agenzia, così perlomeno hanno la possibilità di saperlo. Intanto ti dico che Luigi ci manda i suoi ringraziamenti, come vedi gli agenti di viaggio si trovano tutti. Gli agenti di viaggio, abbiamo detto, è una grande parola oggi. Gli agenti di viaggio, quelli veri. Lo so. Purtroppo non c'è un albo di categoria, ancora non l'hanno fatto, però fra di noi, cari amici all'ascolto, ci conosciamo, sappiamo già da come, ecco, anche ma da quando vengono da me che mi dicono guarda ho trovato questo, dico guarda questo è affidabile, questo no. Tutto qua, bisogna anche dirlo, perché comunque non tutti siamo uguali. Noi miriamo alla conservazione del cliente, alcune volte molti di noi purtroppo, o anche la rete stessa, non mira a prendere l'incasso, e che è diverso. Noi col cliente ci lavoriamo tutto l'anno, non è soltanto una persona di passaggio che via, passa e se ne va. Va bene, allora gente, ti ringrazio perché il tempo a nostra disposizione è scaduta. Io ti ringrazio ancora per partecipare, mi raccomando preparati per la prossima puntata che racconteremo l'altra destinazione. Intanto aspetto i ponti, d'accordo? Grazie. Ciao Giorgio, buon lavoro. Ciao, buona di nuovo, alla prossima. Allora, carissimi amici all'ascolto, parleremo ancora di mare, ma stavolta tornando un po' a casa nostra. Lascio con dispiacere la Turchia, il Mar Turchese, che mi ha accolto più di qualche volta, io l'ho visto anche spesso in diverse dimostrazioni che ho fatto con l'ente del turismo turco e con dei colleghi che abbiamo con la Vera Tour, per esempio, che è un villaggio da quelle parti. Ma tornando a noi, adesso invece mi collego con una località splendida che è stata la fortuna dell'Italia e che ha lanciato la moda spesso e volentieri e che ancora oggi è protagonista del turismo, ovvero sia la Riviera Romagnola. E ho una mia carissima amica Lucia, che tanto Ivan sta contattando, che ci racconterà che cosa fa lei nella Riviera Romagnola e che cosa propone ai clienti di Viaggio e Vedo. Lucia, buongiorno, come stai? Buongiorno Gianluigi, bene, grazie. Bene. Voi tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Che bell'accento che ricordo, è tanto che non ci sentivamo. Dai, dalla Romagna. Ci mancherebbe altro. Bene, lo sai come, non so se eri all'ascolto, come ti ho presentato? Ho presentato la tua destinazione come quella che ha fatto il lustro per l'Italia, che è quella che ha aperto le porte al turismo, perché in Riviera Romagnola si viene sempre a prendere qualcosa, diceva, no? È certo. Abbiamo questa nostra passione, perché comunque bisogna dire ai ragazzi che come fa il turismo loro sono veramente da prendere ad esempio, sono proprio l'interfaccia. Abbiamo visto che hanno cominciato con i tedeschi, con gli inglesi, ora con i russi, sono una cosa incredibile, si evolvono in una maniera che io rimetterei al governo i romagnoli, guarda un po'. Ma quello che ci contraddistingue proprio il nostro senso dell'ospitalità, sì, insomma. Ma guarda, io credo... Ce l'abbiamo innato questo. Sì, io proprio, guarda, io ti dico questo, secondo me, secondo la mia modesta, proprio sarà proprio modesta, ma la vostra popolazione, la vostra gente ha veramente uno spirito, una marcia in più. Lei si è visto in tante difficoltà che vi ha colpito in questi ultimi momenti. Esatto. La voglia di dire ok, adesso ti facciamo vedere di che cosa siamo capaci, questa a me ha sempre riempito anche d'orgoglio. Anche in questi momenti di difficoltà, perché anche la Romagna ha le sue difficoltà, come ma ci mancherebbe, mercato, insomma, ci mancherebbe, però cerchiamo sempre di trovare cose nuove e di reinventarci in qualche modo. Ma io da agente di viaggio ve lo concedo, perché comunque avete fatto dei bei lavori, siete stati dei punti di partenza per molte altre persone. Infatti quando abbiamo avuto modo di conoscerci, che ho detto non è molto, però sì, i professionisti si riconoscono subito, insomma, non è che ci vuole grazie, molto. Grazie per il complimento. Voglio dire, come dicevamo prima con il collega che abbiamo fatto il Canada, per riconoscere un buon cuoco ce ne vuole un altro, non è che non si scappa, se no via. Senti, tu sei il fornitore di Viaggio e Vedo per gli appartamenti sulla Riviera Romagnola. Esatto, di case per vacanze sulla Riviera Romagnola, case per vacanze che sono nelle zone di Rimini, Riccione, Porto Verde Cattolica, le case per vacanze che noi diamo anche a Viaggio Vedo, insomma, che proponiamo tramite Viaggio Vedo, sono tutte sistemazioni vicine al mare,
vicine a qualsiasi tipo di divertimento, oppure ristoranti, negozi di vario genere, eccetera. Esatto. Sì. Le nostre case per vacanze sono, le proponiamo sia a famiglie con bambini, abbiamo case per vacanze adatte per i gruppi di giovani, certo. Abbiamo proposte anche per le coppie di persone anziane che vogliono venire in bassa stagione, quindi con scontistiche particolari, certo. Abbiamo strutture con la piscina e poi anche nella zona di Riccione, che possiamo dire il nostro fiore all'occhiello, insomma, certo. Abbiamo strutture dove offriamo l'ingresso a un acquatico, certo. Offriamo il servizio spiaggia compreso, quindi abbiamo diverse proposte per diversi target, quindi il target la famiglia, i ragazzi, certo. Le coppie, chi viene in vacanza col proprio animale, perché adesso abbiamo spiagge convenzionate dove hanno spazi per ospitare gli animali, insomma, quindi abbiamo una vasta gamma di proposte che offriamo tramite Viaggevedo. Certo, ma poi ecco, io ne ho presa una, guarda, tanto semplice, a pagina 7 del tuo catalogo, stavo vedendo il Residence Emanuela, che è una cosa molto semplice, però ecco, cari amici all'ascolto, voi immaginate una cosa: dal 31 di agosto fino a quasi tutto settembre si pagano solo 495 euro, che è una cosa, esatto. È una cosa che praticamente, se andiamo ad analizzare, ci sono quattro persone dentro che hanno... No, guarda, anzi, ti spiego ancora, dimmi. Quello che tu hai scelto, il Residence Emanuela, è una nostra struttura in centro qua a Riccione, solo 150 metri dal mare, può ospitare fino a 6 persone. Vedi. Quindi con 495 euro una settimana, certo. L'appartamento può ospitare 6 persone, il prezzo che tu hai detto è tutto compreso, quindi luce, acqua, gas, la pulizia, cosa finale, che è molto importante quando si parla di appartamenti, è molto, com'è? Molto importante quando si parla di appartamenti. Esattamente, tutto compreso, certo. Rimane dal prezzo soltanto esclusa la biancheria da letto e da bagno, certo. Che il cliente può decidere di portare da casa, quindi certo. non è nessun costo aggiuntivo, cosa e un deposito cauzionale che viene chiesto il giorno dell'arrivo e poi viene restituito, allora, il giorno della partenza. La mia esperienza come agente di viaggio, dico sempre questo, che la biancheria da casa, no, fatela... compratela sul posto, vi libera spazio nei bagagli, è sicuro, e poi però, ma poi sai, magari una famiglia di 6 persone, siccome il costo della biancheria è di 15 euro a persona, a cambio anche questa possibilità di voi la dovete dare come fornitori. Io come agente di viaggio dico sempre, guardate, fate bene i vostri conti, perché chiaramente tu sai, quando si parte le famiglie italiane si rischia di fare il film vacanze intelligenti, no? Parti con una 600 e ti ci vuole un tir, perché poi è questo che funziona. Allora io dico, sai che quando uno dà la chiara condizione delle cose, poi scegli. È come quando ti portano, che so, a te a mangiare una pizza, ma tu sei innamorato che vuoi la pizza margherita, ti arriva quello e ti dice: tieni i funghi. Io non la voglio, io ho chiesto la margherita, perché c'è mai più buona, ma ho capito, ma io voglio quella. E ugualmente qua, io dico sempre che mettere davanti i clienti alla scelta consapevole, dopodiché tu sei sereno d'animo perché gli hai fatto vedere le cose come stanno, come poi è nel vostro stile, non è che si nasconde nulla. Certo, noi, certo, a noi, diciamo, a noi la nostra aspettanza ce la paga l'albergatore o comunque la gestione immobiliare, perciò abbiamo tutto l'interesse affinché il cliente venga, si trovi bene, ci ringrazi e ci magari quando torna a casa, oppure quando esce subito dall'appartamento, che dice: oh, sono stato benissimo, andate lì. A noi interessa è quello, il resto questo è il nostro obiettivo, questo è il nostro obiettivo. Poi ti volevo dire anche, Gianluigi, che noi abbiamo anche proposte anche per chi vuole venire in vacanza con la bicicletta. Noi abbiamo un entroterra qui, che è un entroterra fantastico, dove in primavera, in giugno, così si possono fare dei percorsi in bicicletta veramente fantastici. E qui da quest'anno abbiamo una struttura su Cattolica, mm-hmm. Dove avremo la possibilità di ospitare chi viene in vacanza con la bicicletta. Allora la cerco, Qual è? Cattolica? La Cattolica... residenza Le Rose, ce l'ho quest'anno, Le Rose Beach House. Ce l'ho davanti al naso. Bravissimo.
benissimo. La, la struttura la stiamo praticamente ristrutturando, quindi quest'anno avrà un restyling nuovo, quindi, e la struttura offrirà quest'anno un'area completamente dedicata a chi vuole venire in vacanza con la bicicletta, quindi con deposito biciclette, perché lo sappiamo bene che il vero appassionato della bicicletta ha una bicicletta importante, quindi la prima cosa che vuol sapere è se c'è il posto dove mettere la bicicletta, perché le biciclette dei ciclisti hanno dei prezzi esorbitanti, fino a 2000 euro l'ho vista arrivare, insomma. Ma anche di più, quindi verrà creato questo deposito biciclette con annessi spogliatoi, docce e anche servizio lavanderia, quindi il ciclista che dopo la sua biciclettata rientra al residence potrà mettere la sua bicicletta, farsi la doccia, lavarsi tutta la, la biancheria e quindi andare in appartamento con già tutto lavato e tutto asciugato. Ecco. Quindi offriamo anche questa cosa. Questo è quello che dicevo io della Riviera Romagnola, capito? Voglio dire, chi ci avrebbe pensato al deposito biciclette a farci anche la doccia per il ciclista? Voi, punto. Questo è qualcosa in più che quest'anno vogliamo offrire ai clienti che vogliono venire su Cattolica e nello specifico alla residenza Le Rose Beach House. Oh, poi vedo a Porto Verde Holiday Village, madonna mia che roba. Porto Verde mi sembra Malta. Questa è una località che bisogna far conoscere. Porto Verde è un piccolo complesso residenziale che si trova a 1 chilometro da Misano e a 1 chilometro da Cattolica, che è un posto di pace proprio, un posto molto molto carino che gli stranieri amano molto, devo dire la verità, gli italiani lo conoscono ancora poco, ma gli stranieri lo amano molto perché è molto tranquillo. Una cosa qui, sempre qui è esclusa la biancheria, ma vedo che comunque i prezzi sono comunque interessanti, sommato. Abbiamo prezzi, il bilocale che per 4 persone in un periodo, io adesso facciamo il calcolo che uno può venire in vacanza, non lo so, in giugno, la prima settimana di giugno, una famiglia di 4 persone spende 480 euro e se prenota anche prima ci sono poi anche delle scontistiche, ma 480 euro per una settimana, tutto compreso, una famiglia di 4 persone. Ci puoi anche star su, insomma, comunque ognuno poi farà quello che può, ma credo che dare la possibilità è importante. Allora io appunto aspetterò delle promozioni che tu hai in testa di fare, così se me ne mandi io poi le faccio mettere anche nel sito della radio, così raccontiamo un po', io sono, ecco, ma io guarda, te l'ho detto, ero grazie, ma ero molto contento proprio di questo, di parlare appunto di che cosa vuol dire avere gli appartamenti, che cosa vuol dire fare una vacanza in appartamento in una località che intanto è da sempre maestra nell'ospitalità. Ah, lo sai che in questo momento è uscito il sole su Roma, vedi, abbiamo parlato di belle cose, è uscito il sole anche su Roma. A Rizzone c'è un sole meraviglioso. Ecco, vedi. Era pure ora, cominciamo, via, sperando che la stagione ci dia ragione. Insomma. E noi staremo qui. Senza contare, ricordate sempre che adesso parliamo di te, ma anche voi potete contare sulla nostra disponibilità per i vostri ospiti su Roma. Vi restituisco la cortesia. Certo. E così perlomeno voi trattate bene i nostri e io tratto bene i vostri. Ma carino, comunque veramente tante piccole cose, sapevo che eravate bravi, ma mi sto accorgendo che lo siete di più. Vedo la Villa Chiara, bella, carina anche questa, non è male a Riccione. Villa Chiara è una piccola villetta che si trova a 300 metri dal mare, sempre a Riccione, in una zona residenziale molto molto tranquilla. Sì. Lì abbiamo degli appartamenti per 6 persone, quindi molto molto adatte alle famiglie. Ed è una struttura che sicuramente consigliamo alle famiglie, quindi una famiglia di 6 persone, è un appartamento molto grande, molto spazioso e anche qui come prezzi abbiamo dei prezzi molto molto buoni, non so, una famiglia che vuol venire una settimana in agosto al Villa Chiara siamo intorno sui 1000 euro, l'ultima settimana dal 20 al 30 700 euro. Certo, quindi, si vede. Ascolta. 700 euro uno si fa in una famiglia di 5-6 persone, fa una settimana a Riccione, in una buonissima struttura, vicinissima al centro,
e vicinissima al mare, insomma. Senti, ecco, questi poi me ne mandi, perché il nostro notaio Luigi Bonciani intanto dice che anche ad Arezzo c'è il sole, che tu lo sai, la trasmissione è il notaio, no? Il notaio è Luigi Bonciani, sì sì sì, no, è lui, perché lui è lui come me ha fondato, diciamo, io ho lanciato l'idea, lui ha detto vai alla grande, ti faccio da notaio, e io accetto, sai, dopo un, come si dice, una vita fatta da gente di viaggio, trovare chi, come si dice, chi comunque con te sposa questo programma, allora vedo, come dico qualcosa, pac, mi appiccica subito la attenzione, no? Sai come i programmi televisivi, anzi ti, puoi fargli anche i saluti, Rita, perché tanto ti sente Luigi, e Enrico Lucia ti puoi fare anche i saluti, perché Luigi ti sente sicuramente. Ti saluto da Rizzone, ti saluto io e anche le mie colleghe. Grazie, anzi scusa che non l'ho salutata prima, non ce ne vogliano. No, ti dico, lui poi ha un, diciamo, ha dei posti per me privilegiati sul suo blog, il Mercatino dei Viaggi, mi fa mettere sempre le offertine carine. Allora, quelle, sì, quelle, allora, me le mandi, io le giro a Luigi, vedrai che sicuramente ma è un agente di viaggi, di quelli con A maiuscola, sai, quelle grandi, no? Sì, sì, vabbè, ne abbiamo bisogno di agenti di viaggio. Lui ha dato il suo, ma è sempre pronto a darci una mano quando, sai, i più piccoli che, no, seguono le orme di chi l'ha passato, e noi uno di quelli che vanno seguiti. Bene, allora senti, io intanto ti saluto, mando un attimino un po' di pubblicità, poi quando riprendo parleremo proprio con un'altra nostra collega, sempre di appartamenti, ma sentirai che brava persona, che poi magari ti metto in contatto, che lei fa una testata giornalistica molto interessante, poi ti mando il contatto, così anche tu potrai entrare in contatto ti con lei. Ti ringrazio molto Gianluigi, grazie mille per la tua disponibilità. Allora, per il tuo impegno. Esatto. Allora aspetto i tuoi offerte, io inserisco e andiamo avanti e vediamo di fare una buona stagione. Un saluto a Benissimo. Te, a tutte le colleghe, e un in bocca grazie, al lupo. Un saluto da Riccione, grazie mille di averci ospitato nella vostra sessione. Ciao, alla prossima. Ciao, grazie, ciao. Allora, chiarissimi amici, in attesa di metterci in contatto con Erminia di Hospitality News, che è una persona a modo e che il turismo la sa raccontare veramente bene, e ci darà una mano su come e che cosa vuol dire affittare gli appartamenti. Facciamo un minutino di pubblicità e rientriamo con Erminia. Un saluto a fra poco, rimanete in ascolto con noi. Anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi e liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barcavela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietti d'aereo, traghetti, alberghi e viaggi per tutte le tasche, con weekend a partire da 99 euro a coppia. Visita il sito viaggioevedo.it o la pagina Facebook Cuore e Coccole. Agenzia Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, telefono 06 41 036 36. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Vai per strada e non tornare, troppe volte ho sopportato non pensare più a me. Io tengo gli occhi aperti a un sospiro, a un bacio, ma se non posso averti non sarà facile. Una corona di spine sarà. Io sono vera e sono viva e sono parte del mondo. Sono la luce che accendeva il tuo sguardo quando eri con me, il buio che scendeva con la sera. Ma
tanto bisogno di te. Come l'erba del deserto ho sfidato la vita per un segno del tuo amore che non è arrivato, che non è arrivato. In compagnia di Viaggio e Vedo, tutti i colori del mondo, e sui microfoni della Dimensione Stereo siamo riusciti a metterci in contatto con Erminia. Buongiorno Erminia, come stai? Erminia, ci sei? Ecco, allora cerchiamo di riprenderla, la mia collega di Hospitality News, che racconta oggi insieme a noi ai microfoni di Radio Dimensione Stereo come si affronta il discorso degli appartamenti e che cosa bisogna fare per capire se appunto è una cosa valida o meno. Pronto? Pronto? Erminia, buongiorno, come stai? Benvenuta. Buongiorno. Tutto bene stamane? Tutto bene, tutto bene. Mi fa immensamente piacere. Abbiamo parlato poco fa con una collega di Riccione, la Riviera Romagnola, che parlava appunto di appartamenti, e così per introdurre anche te è stato anche più facile. Allora, cosa vuol dire prenotare un appartamento oggi per la vacanza, per la famiglia, secondo te? Sì, guarda, allora è un fenomeno che è direi ampiamente sottovalutato, nel senso che i numeri, tra l'altro parlo di numeri, certo, abbastanza recenti, aggiornati, perché ho avuto modo di approfondire con un esperto del settore questi numeri proprio di recente. Sono veramente grandi numeri, chiaramente non siamo al pari degli alberghi, certo, ma siamo immediatamente dopo, per cui certo, è un fenomeno che numericamente è importante, ma del quale si parla poco. Certo. Okay. Tra l'altro io l'ho scoperto per caso, pur essendo nel settore dell'ospitalità da tanti anni, perché certo, a me è successo di ritrovarmi nel condominio in cui abito con un appartamento che è stato dato appunto in locazione turistica. Certo. Quindi è una cosa che si può fare tranquillamente e può capitare a tutti quanti di trovarsi anche nella condizione, diciamo, di avere come vicini dei turisti che hanno affittato un appartamento. Certo. E chi viaggia, devo dire che sono tantissimi, e sono persone che vanno alla ricerca di una comodità senza avere quelli che sono un po' i vincoli, certo, dell'albergo, cioè, certo, sicuramente c'è il desiderio, la necessità, la voglia di sentirsi più liberi. Esatto, sicuramente è quello. No, sicuramente è quello là, principalmente è il senso di libertà, di star diciamo di non aver vincoli nei confronti di nulla e di nessuno, e fare un po' quello che si vuole, e che però ecco, ha generato importanti. Io vedo che quello che va spiegato è appunto che cosa si compra poi nella quota, che è molto importante, perché molti fanno sicuramente, diciamo che quando io dicevo che il fenomeno è sottovalutato, mi riferivo al fatto che non solo che non viene considerato come, diciamo, un modo, perché tu mi dicevi cosa vuol dire, è un modo di fare turismo, certo, che ha sempre più piede, quindi andrebbe considerato, ma intendevo anche che andrebbe posto sotto legislazione
legislatura, cioè andrebbe meglio. È purtroppo un settore laddove la legislazione non è l'unico, ma è praticamente assente, nel senso che quando tutti possono farlo, quello che dicevo prima vuol dire che anche io, proprietario di un appartamento, potrei decidere di darlo in affitto, non, certo. Non ho nessun particolare vincolo cui devo sottostare e offro pertanto cosa, e dipende da me, cioè dipende da quanto io sono capace come singolo di offrire un servizio, certo, adeguato, un prodotto adeguato, e soprattutto di non prendere in giro il cliente. Il nostro obiettivo è sempre quello, noi torniamo lì perché il nostro obiettivo è sempre quello. Noi purtroppo abbiamo il chiodo fisso che il cliente è importante, il cliente deve essere consapevole di quello che compra, perché ha diritto, visto che tira fuori dei quattrini, al massimo del rispetto, il che è molto importante. Esatto. Purtroppo diciamo manca, il problema sono proprio le questioni legislative e normative, nel senso che un fenomeno non viene considerato, quindi viene trascurato, quindi in assenza di normative, certo, capisci che le problematiche possono essere tante e possono essere di diverso tipo, nel senso che da un lato appunto il proprietario fa tutto da sé, non ha molto spesso delle competenze specifiche, no, quindi diciamo può anche non offrire un buon servizio, perché viene comunque inteso come un servizio turistico, certo, in realtà è il turismo che poi ci perde, certo, tutto questo. Dall'altro c'è anche un problema che raramente viene evidenziato, ma che è un problema notevole, certo, ed è quello fiscale, nel senso che i pagamenti molto spesso sono pagamenti in contanti, sono pagamenti che vengono fatti direttamente al proprietario, e diciamo molto spesso sono pagamenti fiscalmente fiscalmente non corretti, c'è un po' di tutto, sì, però diciamo questo sicuramente è un vuoto da colmare, e devo dire che da poco lustro al settore, e che ripeto poi ricade tutto nell'ambito del turismo, certo. Ma per quello che riguarda la Viaggio a Vedo ho proprio cercato di evitare questi vincoli privati, ma mi sono messo con delle diciamo sia in Sardegna con la agenzie immobiliari del posto, dove uno comunque ha un punto di riferimento, perché infatti, diciamo, il problema è tutto come, appunto viene un po' ridotto, però questo non è corretto, ma per carità di il fenomeno dovrebbe essere arginato diversamente, comunque è vero, sì. Io infatti quello che ho verificato, che sto approfondendo proprio è questo, cioè il fatto che ci si è attrezzati in questo modo, quindi ci sono le agenzie immobiliari che sono specializzate, io ne ho un paio, guarda, ne ho un paio, ho detto, uno ci ho parlato poco fa in Riviera Romagnola, e c'era un'altra che è una signora svizzera che è over 70 e vive in Sardegna, era moglie di un ufficiale di marina, e gestisce questo residence con cui poi darò a breve, la prossima puntata darò le quote. Ti posso assicurare che la sua fiscalità è di sua origine. Esattamente, questo è il modo per evitare le problematiche che dicevo io, cioè fatto sia di offrire servizio, perché l'agenzia a quel punto ha la competenza per poter verificare una serie, quindi che l'appartamento sia a posto, che sia pulito, che magari offrire anche dei servizi che non possono essere, per esempio, anche le mappe della città, spiegare per esempio il regolamento condominiale, cioè allo straniero spiegare, guarda, bisogna rispettare, sei comunque in un condominio, quindi vanno rispettate una serie di regole, perché diciamo anche questa è un'altra problematica, diciamo enorme, perché queste situazioni poi si inseriscono in dei contesti che non sono appunto quello dell'albergo, per cui diciamo c'è anche bisogno poi di questo, anche questo, diciamo, di queste informazioni, di fare la vacanza fatta bene, informazioni, perché poi diciamo così il turista possa essere anche ben visto anche dai condomini stessi, perché in fondo è una ricchezza, perché tutto fa parte poi dell'immagine, ma no? certamente. Se parliamo dell'Italia, ovviamente dell'Italia, anche perché purtroppo i problemi che ti dicevo sono in Italia, non, nel senso che nel resto del mondo si stanno affrontando
con una legislazione appunto ad hoc, invece magari per, diciamo, vedi, lì poi dopo si esermina, lì si mette un meccanismo che non finisce più. Io sono convinto che se la tassazione sul proprietario che affitta fosse intorno al 6-7%, tutti mettono in regola. È normale che se è il 40, il 45, il 60, le persone ci aspettano un attimo. Non li giustifico, ma li comprendo, capito? Tutto là. Sicuramente, diciamo, ci sono tante problematiche. Sì, no, sicuramente, diciamo, quello. Comunque non si può, ecco, non considerare, si parla tanto appunto di necessità di rilanciare, parlo, ripeto, dell'Italia, certo, perché ovviamente siamo in Italia, di rilanciare l'Italia da tanti punti di vista, e soprattutto quello turistico, che poi, diciamo, si sottovalutano dei fenomeni. Certo, vanno presi in considerazione. Oggi una delle alternative all'albergo è questa, è un fenomeno che prende piede moltissimo. Roma e Milano sono tra l'altro le città laddove, certo, c'è maggiore richiesta di certo, questo tipo in Italia, quindi, diciamo, è molto importante che se ne parli, soprattutto se, diciamo, come no, vuole viaggiare in modo diverso, che si può fare, di prestare per esempio attenzione al fatto che dietro magari ci sia, ecco, un professionista dietro che gli dia il consiglio giusto soprattutto. Senti, questi consigli poi li possono trovare sul tuo portale, che dirige come direttore editoriale, che si chiama, dillo tu, così perlomeno. Hospitality News, e il sito è www.hospitality-news.it. Sì, c'è una sezione appartamenti proprio dedicata a questo argomento, e dove a brevissimo, tra l'altro, ci sarà un altro aggiornamento numerico anche proprio su come sta cambiando questo settore, soprattutto in Italia. Va bene, allora noi ci aggiorniamo anche per come prossimo mercoledì, se sei libera. Io ti ringrazio sempre perché il tuo post-bit volentieri, magari. C'è la bit, è post-bit, hai ragione. Abbiamo tanti argomenti, stiamo aspettando il decreto finalmente, ecco, per famoso, o qualcosa di similare che è in cantiere, le racconteremo, sono cose che bollono in pentola. Io intanto ti invito a stare con noi, perché sto chiamando il mio amico il Bruciapatelle, che essendo ora di pranzo ci racconterà qualche ricetta. Allora intanto ti saluto, allora sicuramente salutiamo la nostra amica da Milano, e noi ci ritorniamo qui a Roma e per andare a trovare Bruciapatelle. Ciao Erminia, un saluto a te, alla tua famiglia, alle tue figliole, ciao. Allora, carissimi amici all'ascolto, come vedete, Viaggio e Vedo, tutti i colori del mondo, cerca sempre di darvi la possibilità di avere chiarezza in quello che fate, anche se magari girando per la rete trovate qualcosa, ecco, prendetele sempre un attimo con le molle e abbiate, come si dice, la possibilità di parlarne magari prima con qualcuno che ne sa qualcosa. Allora, stiamo cercando invece attraverso il fonico di raggiungere il nostro amico il Bruciapatelle, che ci racconterà una pietanza romana oggi. Stava preparando io sapevo che aveva, ecco, l'abbiamo recuperato. Allora, pronto? Sento un vociare di piatti, di voci. Pronto? 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 Ecco, stanno chiamando la persona. Questa è la spontaneità di Ivano, il mio amico, il grande Bruciapatelle, che prepara dei piatti che sono eccezionali. Mamma mia, sono una cosa simpaticissima. Voi dovete vederli, frequentarli, perché nella forma sono semplici, ma nella sostanza, mamma mia, qualcosa di eccezionale. Niente, Deborah, ciao, ben arrivata. Non ti preoccupare, noi sappiamo benissimo che quando si viene da voi si deve guardare soprattutto la sostanza di come fate le cose e come presentate a tavola i vostri piatti. Senti, oggi vogliamo parlare di un secondo, sei pronta? Sì, sono prontissima. Come promesso, questa volta ti dico la ricetta del nostro portato, che è una nostra specialità. Intanto, prima di cominciare, il mio amico Ivano, il Bruciapatelle, come sta con l'operazione? Sta migliorando? Sta sempre meglio, sta benissimo, lo trovate qua quando ci venite a trovare. Sicuramente a breve torno, perché ho una nostalgia dell'arrosto porchettato, ma raccontiamola agli amici d'ascolto, alla gente di viaggio. Cose, insomma.
Ecco, ricordate cari amici agenti di viaggio che io ho un pacchetto su Roma come recettivo che comprende anche la cena dal bruciapatelle, il che la dice lunga su come poi torneranno magari con un sorriso e qualche chilo in più nella vostra agenzia e clienti che ha affidata la Viaggio e Vedo. Bene, racconta Deborah. Soprattutto questo periodo che stiamo facendo le proprie rassegnate. Addio. Chi viene qui, che mangia da noi, sicuramente un pensierino al dolcetto finale lo fa. Lo fa sicuramente. Allora, raccontiamo questo arrosto porchettato. È difficile dire di no alle tentazioni. Lo so. Allora, noi fuori, mettiamo in padella l'arrosto. Come si fa? Allora, innanzitutto bisogna prendere una bella pancetta di vitella. Sì. Ovviamente dal macellaio, la fate risossare. Certo. Quella dove ci sono le stecche è all'interno del, diciamo, dell'arrosto. Sì. Che viene condito con rosmarino, pepe, sale, se vi piace un po' di peperoncino. Certo. Poi viene arrotolato. Sì. E viene legato. Certo. Poi si mette in un tegame. Sì. Con il soffritto, un goccettino di olio, un pochettino di vino, e si lascia cuocere piano piano. Quanto tempo? Circa un'oretta? Fino a che la pelle non diventa una crosticina dorata come la porchetta. Certo, ecco, appunto. Allora diciamo che quello. E per quattro persone diciamo che c'è bisogno di circa mezzo chilo di carne. Sì, anche qualcosina in più, tanto quello magari si avanza per le famiglie, si può anche congelare, insomma. Noi no, per fortunatamente. No, voi da voi tutto al momento, questo è vero, questo è assolutamente vero, e che non è ne guarda importante. Bene, allora carissimi amici all'ascolto, io invito come sempre a cliccare mi piace sulla pagina delle cose buone di casa e sul sito www.lecosebuonedicasa.it per vedere le ricette che sentite sempre con noi alla radio. Carissimo Noè, allora mi raccomando, salutami tanto Mara, salutami tanto Bruciapatelli, Ivano. No? E guarda, ci dimmi. Io sono Deborah, così la prossima volta chiedivi direttamente di me. Facciamo prima. Ti hanno delegato, ti hanno dato questa. Mi hanno delegato perché sono un po' più spigliata, allora mi hanno delegato a me. Va bene, ma loro sono bravi in altre cose, sono veramente bravi. Carità, sono bravissimi tutti, sono qua, tutte le persone che lavorano sono cordiali. Sono cordiali. Anche Giancarlo, me lo sono scordato, salutalo tanto. Certo, come no, Giancarlo oggi non c'è. Ecco. Ti riporto, però te lo saluto con il cielo domani. Va benissimo, allora un abbraccio, grazie. Cari amici, ancora. La prossima settimana ti do la ricetta della nduja, il sugo all'nduja. Ecco, a posto. Allora, okay. Preparate, grazie. Con questo freddo va benissimo, un po' piccantino. D'accordo, un saluto ancora. Grazie tantissimo. Ciao, buona giornata a te. A presto. Ciao, grazie. Allora, carissimi amici, torniamo in studio perché abbiamo cominciato a preparare le forchette, i tovaglioli, i piattini, perché onestamente a quest'ora si comincia a sentire un po' di fame e dopo aver ascoltato questa simpatica conversazione sicuramente un po' di fame ci è venuta. Ma parlando di fame, di cose giuste, adesso voglio portarvi nella Grecia del mio amico Fabio, che Ivan sta gentilmente contattando, e anche lì parleremo appunto della sua penisola calcidica, che praticamente è qui davanti alle coste italiane, si raggiunge veramente facilmente, e dove anche lì c'è una buona cucina e ne sentiremo delle belle, ma non voglio anticiparvi nulla finché non entriamo in contatto con Fabio, che ha una, come si chiama, ha una priorità di conoscenza dopo 25 anni che fa Grecia, sicuramente è una persona su cui fidarci nel nostro, come si dice, nel nostro serbatoio di fornitori del turismo, è una persona che noi contiamo spesso. Dunque, ecco, mi sta passando la linea, perciò prendete carta e penna ed ascoltate quello che Fabio ha da dirci. Fabio, buongiorno, benvenuto sui microfoni di Radio Dimensione Stereo, come stai? Fabio, mi senti? Eccomi qua, Fabio, io ti ascolto. Ti sento male. Mi senti male? No, non me lo dire. Vediamo un po' se riusciamo a sentirlo meglio. Mi senti bene adesso, Fabio? Io ti sento molto bene in radio. Io ti sento lontanissimo. Io sono dall'altra parte di Roma, grazie, è normale. Senti, stavo raccontando la penisola calcidica, parlavamo proprio di questo adesso. Mi senti? Fabio? Ti sento, mal-
ti sento malissimo, sento l'eco, ti sento veramente male. Proviamo a richiamarti, magari se cambiando posizione riusciamo a raggiungerci. Guarda, un minuto e Ivan prova a richiamarti, così magari risentiamo agli amici all'ascolto, cerchiamo di dare un servizio migliore. Bene, tanto che Ivan prova a richiamare Fabio, io vi racconto appunto ancora un po' della Grecia, che nonostante i periodi che non sta vivendo serenamente un periodo facile, ha comunque del... Pronto, mi senti Fabio? Dai, diciamo di sì, male, ma ti sento. Io ti sento meglio di prima. Allora, io raccontavo adesso la penisola calcitica che qui parlavamo, perché eravamo in collegamento poco fa con un ristorante romano e parlavamo di cibo vista l'ora. Allora io ho preso la palla al balzo per raccontare appunto che anche nella programmazione Grecia che fai tu hai da segnalarmi diverse cose, anche in cucina, oltre chiaramente alla struttura, al villaggio, agli appartamenti che proponi. Ma raccontami, raccontami un po' la tua Grecia. Ah, certo, te la racconto immediatamente, arrivo subito. Ecco, ora ti sento già meglio, evidentemente ero in macchina. Arrivo subito. Sono qua. Eccoci, allora mettiamo un attimo. Eccomi Luigi, perdonami. Sei sceso dall'aereo e sei arrivato in Grecia. Cosa fai? Sono sceso dall'aereo, parliamo di quello splendido posto che è la penisola calcitica, che è un posto meraviglioso che non molti conoscono, nord della Grecia, quindi è dalla parte nord, non riguarda Pireo o isole intorno, ma è nella parte nord. Si può arrivare sia con il volo, come ho fatto io adesso, per questo vi sentivo male, con il volo sulla città di Salonicco, che si trova a mezz'ora, 40 minuti al massimo di macchina dalla penisola calcitica, si mette addirittura con le nuove autostrade che da due anni ormai sono state ampliate e costruite in Grecia, con la nuova rete autostradale si può arrivare anche, per chi vuole una vacanza più veloce, più smart, con il traghetto su Ecumenizza, e con 4 ore di auto si è tranquillamente nella penisola calcitica. Dunque, perciò è proprio un'area a sé, non è una località, è proprio un comprensorio, diciamo. È un comprensorio. La penisola calcitica è cosiddetta perché è soprannominata le tre dita. Certo. Sono praticamente tre dita che entrano all'interno del mare dalla terraferma e formano tre piccole penisole, che sono la penisola di Cassandra, la penisola di Chitonia, che è il dito di mezzo, come io uso dire, e l'ultimo, che è la penisola del Monte Athos. Io direi che inizierei da quest'ultimo molto brevemente. La penisola del Monte Athos, che è transitabile, visitabile tranquillamente solo nella parte nord fino alla cittadina, perché poi dopo, appunto, il Monte Athos è una vetta dove sono posti sopra dei monasteri, dove ci sono dei monaci che ormai da veramente millenni vivono isolati sul Monte Athos, e i monasteri internamente possono essere visitati solo ed esclusivamente per la loro religione da tutto ciò che è di genere maschile. Dico, non uso la parola uomo, ma proprio genere maschile, perché addirittura anche gli animali possono entrare, solo quelli di sesso maschile. Quindi tutto ciò che è di sesso maschile. Però per entrare all'interno di questi monaci, di questi monasteri, ci vuole un visto particolare che va richiesto almeno 3 mesi prima del proprio viaggio. Pensa un po', parliamo di cose che veramente sembrano assurde, ma sono così, anche nel rispetto delle loro tradizioni. Senti, ma Assolutamente. Io volevo parlare anche dei tuoi appartamenti, li raccontiamo un attimo. Certo, assolutamente. Noi abbiamo la penisola calcitica, io dico sempre una frase per identificarla. Allora, volevo solo chiudere un attimo questo discorso del Monte Athos. A tutti coloro che desiderano andare, noi come Jumbo Group abbiamo, diciamo così, siamo passati oltre la problematica del visto per la visita, perché chi vuole facciamo un'escursione in battello che parte dalla penisola di Chitonia, si sta in battello tutta la giornata, si pranza a bordo e si vedono i monasteri dal mare, che vi posso assicurare e garantire
che è uno spettacolo che non si può descrivere, certo, sostanzialmente, si può soltanto provare, perché sono veramente emozioni forti. Eh sì, questo quelli per sono chiudere il esatto. Del Monte Athos. Certo. Parlando sulle due penisole dove c'è mare e spiagge bianche, mare cristallino, veramente dei posti incontaminati. Come dico io, è la Grecia di 30 anni fa, quindi certo, con mare incontaminato, prezzi a livello di vita tra ristoranti, taverne, beach bar, veramente di altre epoche, perché si mangia veramente come si faceva una volta, con 10-15 euro a persona, senza alcun tipo di problema, di tutto e di più, però con strutture di alto livello, certo, perché essendo turisticamente nata, tra virgolette, da poco, certo, le strutture sono tutte nuove e sono di alto livello. Noi abbiamo sia appartamenti, sia nella penisola di Critonia che in quella di Cassandra, certo, che strutture alberghiere, che vanno dall'hotel Stratos in B&B 3 stelle, certo, a un club 5 stelle lusso, in all inclusive, molto molto più. Allora, io parliamo... esatto. Dai, vai Fabio, dimmi. No, perdonami. Prego. Dico, parliamo chiaramente sempre di strutture internazionali, non esiste ancora il villaggio italiano, no, questo può essere preso come un handicap o come un pregio, come no, dico io. Nel io lo prendo come pregio perché ti confronti, esatto, in altre realtà e si sta bene lo stesso, insomma. Io con te sono stato a Tiro, se ti ricordi, abbiamo fatto veramente una bella esperienza in una realtà che tutto era tranne che italiana, insomma, però ne è valsa la pena. Anche il prete che mi ha spento le candele, però vabbè, era una cosa un po'. Ho trovato un prete che beveva più di Don Camillo, un po' che parole. Esatto. Senti, io intanto diciamo che sicuramente mi riservo di richiamarti in un'altra puntata per darti ancora più spazio, però le offerte le aspetto, così le pubblichiamo sia sul sito della radio che ovviamente sulla Viaggio e Vedo, così perlomeno ormai cominciamo, si apre la stagione, cominciato anche il sole, diciamo che prenotando prima, come in tutte le cose, si ha sicuramente una convenienza. E poi permetti solo 30 secondi per dare proprio informazioni concrete. Io poi ti mando tutte le offerte, tu sai, dettagliate e specifiche, certo, ma volevo dire soltanto una cosa. Dimmi. Velocissima, considerate a tutti coloro che ti ascoltano, e so che sono tanti, perché sì, fortunatamente siamo, facciamo i complimenti tra di noi. Sì, ma su competenza turismo credo che ci sono pochi che riescono a starti dietro. Grazie. Permettimelo e passamene, qua mi fermo. Sì. E Salonicco è la città più bella della Grecia. Considerate che ad oggi si trovano, vola anche Ryanair su Salonicco, oltre all'Italia con 3 voli giornalieri, e si trovano voli ora anche a partire da 40 euro andata e ritorno per persona, ma vero, non le pubblicità fasulle che spesso girano purtroppo nel nostro settore. Lo sappiamo. E sulla Calcidica si possono tranquillamente trovare strutture tipo l'hotel Stratos, che è un bellissimo 3 stelle con la piscina al centro di Athos, a partire da 20 euro a persona in pernottamento e prima colazione, quindi veramente dei prezzi abbordabili per tutti, incredibili per il prodotto offerto. Perdonami, volevo soltanto dire questa cosa. Ma è giusto, e io mi riservo, dico, la prossima settimana ti richiamiamo e parliamo appunto di più approfonditamente, magari con 2 offerte davanti, e andiamo avanti come è giusto che sia, insomma, riproponendo una cosa ancora più nel dettaglio. Bene, allora Fabio, ti lascio il tuo lavoro, ci riaggiorniamo in privato poi per l'appuntamento della prossima settimana. Ti ringrazio. Grazie a te. E... mi scuso per il collegamento di prima. È il bello della diretta. È il bello della diretta. Ti saluta anche il notaio, Luigi Bonciani ha detto che saluta a me e a tutti, perciò il notaio ha detto giusto, possiamo ritirarci. Ti saluto, un abbraccio, buone cose. Un abbraccio, grazie, ciao. Allora, carissimi amici dell'ascolto, siamo arrivati praticamente al termine di questa puntata, che è stata movimentata abbastanza. Siamo saltati dal Canada alla Grecia, alla Turchia, siamo tornati a Roma, abbiamo sentito quanto è buono l'arrosto del bruciapatelle, ci siamo ammassati dalle risate perché esiste veramente delle persone squisite, e abbiamo parlato poi con Lucia sulla Riviera Romagnola, insomma, veramente
veramente con Erminia per gli appartamenti, abbiamo veramente toccato tanti temi che poi giustamente potete risentire nella puntata e io stesso poi la metterò sul sito, sulla pagina YouTube di Viaggio e Vedo, così che tutte le informazioni che avete sentito in questo momento potete ricontattarli. Io vi ho lasciato in ultimo una sorpresa, se ci riesco a parlare con un mio carissimo amico per farvi saluti. Pronto? 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 Mi senti? È Gianluigi, chi è? Antonio? Tony? Paolo, ciao, eccolo là! In chiusura i saluti fatti da Paolo degli Alti, che chiaramente è il miglior chitarrista che io abbia mai conosciuto. Perciò è il minimo. Luigi, dimmi tutto. Lontano pure tu. Ma dove andate in giro? Mi senti lontano? Beh, sento un po' lontano. Mi dice, mi avvicino io al microfono. Mi ero allontanato per salutare il notaio dall'altra parte. Senti, Paolo. Buongiorno a te. Ti ho fatto venire con me in trasmissione nella chiusura proprio perché ci tenevo a raccontare i nostri progetti insieme per questi appunto 5 minuti che ci sono rimasti. Noi con Paolo e con Tony Zero stiamo progettando due uscite nel mese di settembre e anche una breve per far conoscere lo spot che stiamo realizzando, e saremo in Puglia sicuramente dal 4 al 7 di settembre per uno spettacolo doppio, chiamiamolo, tra un revival degli anni 70 e la splendida musica di Renato Zero. Questo è quello che stiamo preparando, esatto. E poi ancora abbiamo fermato, ti cercavo ieri sera per dirlo, abbiamo fermato già le camere invece per Lucca Comics a novembre, perché mi ha chiamato l'albergatore e mi ha detto che già stanno in chiusura di allotment. Dunque, tu sai che mi devi tenere la parte migliore, insomma, non dico la parte migliore, insomma, un posto dove almeno poter dormire, insomma. Ma per te già c'è la camera, tu hai la suite 215, quella con 14 finestre, così ha voglia a suonare, non è lì proprio non abbiamo... Non te ne sci che mi metti pure una che mi sventola, perché sai la mia... No. Poi, a sentire. Ecco, per carità di Dio, te rovinassi il San Valentino, non è il caso proprio. Lei deve venire, no? Anche perché, insomma, non mi servirebbe, perché... Mi accontento, perché me la sono scelta abbastanza alta, in modo che così mi dura in eterno, sono contento. Ascolta, io ti saluta tanto Caterina. Grazie Bolivia, Caterina, tu, esatto. Modella, campionessa. È brava, devo dire che brava, appunto. Era a lei appunto che era rivolta anche l'invito, perché appunto lei è appassionata di Lucca Comics ed è appunto abbiamo già le camere, poi ti faccio avere la locandina, perché bisogna veramente darsi da fare. Sembra quasi impossibile che 9 mesi prima, però io ieri sera ho parlato con degli alberghi nella provincia di Viareggio e erano già pieni, pensa. Certo. Quest'anno sarà anche un tour itinerante, ci bisogna dar da fare. Senti, io abbiamo parlato di te, parliamo un attimo di Tony. So che stasera è al ristorante, ci penso io, al Portonaccio. Chi vuole andare a vedere Tony Zero con il suo spettacolo può andare lì. Tu invece stasera che cosa farai di bello? Guarda, io stasera penso di non fare tanto, perché sto finendo un pezzo nuovo. Stai lavorando come sempre. Come sempre preparo sempre un qualcosa e sto studiando un brano nuovo che poi dovrò mettere poi su questo video che faremo poi insieme, esatto. Mi raccomando, un brano per cuore e coccole, lo desidero proprio tanto, che esprima i nostri sentimenti al mille per mille, in modo poi da regalare anche alle altre agenzie. Sto studiando tutto questo, anche perché comunque teniamo presente pure che è un progetto simpatico anche, ma soprattutto molto pieno di perché non solo lo spettacolo di Tony Zero e lo spettacolo mio, certo, ma c'è anche Caterina che organizza spesso insieme a me anche delle situazioni di gare di ballo e tutto il resto, insomma. È chiaro, chiari colleghi, e poi ci saranno delle date che ti faremo sapere, perché penso
ma ci saranno presto delle date importanti. E noi... per di più, pensa, sei fortunato, sai perché? Ma... perché dimmi. Qui con me, qui dimmi. Con me ci sta, legato, uno dei più grandi e conosciuti da tanto tempo a Roma, cantanti romani. No. Cioè, che poi tra l'altro sì, e che tra l'altro ma guardo ha un gruppetto che si chiama Malibu, che funziona da Dio, e l'ho sentito tante volte dal vivo, e sono bravi, e sono veramente, c'è presente Ballando con le Stelle? Beh, loro stanno a quel livello e fanno queste cose qui, cioè, sono veramente bravi. E lui è stato uno dei primi cantanti romani, che hanno fatto anche che più grandi da Claudio Villa, insomma parecchi. Certo. Ed è bravo veramente, io lo conosco, pensa che saranno 40 anni. Vedi. E lui è Francesco Chiricosta e te lo voglio passare in diretta. Sì, grazie, grazie. Prego. Francesco, buongiorno. Luigi, buongiorno. Come stai? Tutto bene, sembra che stamattina sia una bella giornata. Lo sento. Infatti, prosperosa. Sì, infatti, lo vedo, ci siamo allungati col programma proprio per fare qualcosa di carino insieme, ma poi dopo Paolo ti darà il mio telefono e magari quando faccio a breve la settimana prossima una puntata su Recettivo su Roma, magari ti prepari qualcosa. Tanto così. E veniamo in diretta io e Paolo. Va benissimo, ci organizziamo. Anche con una chitarra acustica classica. E voci si capisce di che pasta di che cosa siete capaci a fare, se sono fettuccine, se sono agnolotti oppure sono sicuramente no, per carità, la professionalità è il biglietto d'ingresso per questo programma. Anche con una chitarra e voce, se un artista ha un qualcosa dentro, anche con una lo chitarra e voce lo tira fuori. Lo tira fuori. Ho avuto modo di sentire diversi personaggi dello spettacolo romano, da Pietro Romano, da Fabrizio Amici, insomma anch'io come ho avuto no. modo di sentirle, di conoscere di persona, no. ho fatto serate insieme con loro e ho avuto veramente sempre un bel successo, no. Anche questo è turismo, anche questa è una realtà romana e che ne come vale no. proprio la pena. Bene, allora io purtroppo il mio tempo è scaduto. Però vi ho detto, la prossima settimana ci sentiamo dopo un privato e organizziamo uno speciale sulla città di Roma, dove magari appunto bene, ci possiamo preparare qualche pezzo. Paolo me lo comunica che veniamo insieme a te. Va bene, da te e siamo un pochino insieme. Va bene? Va benissimo. Allora ti ripasso Paolo. Sì, grazie, che Paolo. Lo saluto. Grazie, buona ciao. Giornata a te. Ciao a te anche. Eccoci qua. Allora io non ho più tempo. Ma vedi, prego. Come ti ho detto, cioè fare pochi, turismo, ma perché comunque io parlo sempre del livello professionale, no? certamente. Il lavoro o se lo fai bene o non lo fai per niente. Allora Tony certo. Zero è inutile parlato, ho sempre detto, è per me uno dei migliori che ci stanno, perché sì. lo fa da tanti anni, ma non solo quello, ma ha la fortuna di avere la voce identica. Certo, che non è poco. Poi mettici che è avvantaggiato su questo, ma metti anche il fatto che lui ha studiato molto, diciamo, le sue tecniche, il suo modo di presentarsi, di come stare nel palco e tutto quanto, capito? Certo. Perciò, e Franco è uno di questi che ha curato molto l'immagine, ha curato molto i suoni, tutto quanto, capito? Certo, ed certo. È, cioè, sono pochi quelli che fanno bene a breve possiamo... Sono tanti a farlo, ma purtroppo pochi a farlo bene. Va bene, allora a breve faremo questo spot insieme, che così lo comunicheremo ai miei colleghi agenti di viaggio che sono all'ascolto, e lo metteremo poi attraverso i nostri canali per far vedere che cosa si può fare per la Viaggio e Vedo come turismo ricettivo e come certo. serate comuni per dare piacevole circostanza ai nostri ospiti in arrivo sulla nostra città. Bene, io purtroppo certo, non certo. ho più tempo neanche per chiamare Tony, me lo saluti te, io ridico sempre. Guarda, che Tony sta in linea e sta sentendo sicuramente. Ah, ecco, allora a posto. Io allora lo saluto attraverso di te, dico che comunque chi vuole sentire sabato sera al ristorante Ci Penso Io trova Tony, e da saluto da parte mia, e sicuramente certo. sarà una bella serata. Un abbraccio Tony, mi raccomando, la prossima volta diamo spazio anche a te. Un saluto okay. a tutti
e ci diamo appuntamento, lo diamo insieme a Paolo, a mercoledì prossimo 19 febbraio per una puntata che riguarderà Roma e quant'altro, i progetti di Viaggio e Vedo. Un abbraccio, penso, Paolo. Penso che mercoledì prossimo avrai in diretta anche Caterina Boldrini. Apposta, allora faremo l'unplay. Un saluto, un abbraccio a tutti. Ciao Paolo, grazie ancora. Allora, cari amici d'ascolto, come vedete, l'umanità viene fuori. Io vi ringrazio ancora per averci ascoltato, anche la pazienza che siamo andati un po' fuori, e un abbraccio a tutti e arrivederci a mercoledì prossimo 19 febbraio ai suoi microfoni di Radio Dimensione Stereo, e ricordate Viaggio e Vedo, tutti i colori del mondo, e la sua agenzia in via Bartolo Longo 1, e i telefoni che sono 06 410 36 36 oppure 06 410 16 80. Un abbraccio e buon San Valentino a tutti. A Roma c'è la Viaggio e Vedo, e che agenzia! Da 20 anni parti in allegria. Paghi solo 99 euro a coppia per la tua vacanza. E sai perché? Perché di meglio non ce n'è. Te li presento, credi a me. Piera, con la sua professionalità, ti fa assaggiare il mondo, c'è proprio come in un papà. Una qualità, la cortesia, solo lei ti fa partire per una vacanza, c'è e non ti viene manco di pancia. A Roma c'è la Viaggio e Vedo, e che agenzia, da 20 anni parti in allegria, paghi solo 99 euro a coppia per la tua vacanza. E sai perché? Perché di meglio non ce n'è. Te li presento, credi a me. Alessandro, per la verità, ti fa il biglietto per volare, che è la sua specialità. Lui gira il mondo prima di te, così prenoti e credi a me, ti fa sentire come un re. A Roma c'è la Viaggio e Vedo, e che agenzia, da 20 anni parti in allegria, paghi solo 99 euro a coppia per la tua vacanza. E sai perché? Perché di meglio non ce n'è. Te li presento, credi a me. Poi c'è Gianluigi, e che vuoi fa? Uno piazzato, ce doveva sta, lui il mondo l'ha ingoiato, per la verità, ma prenota i suoi weekend e te fa sentire la felicità. A Roma c'è la Viaggio e Vedo, e che agenzia, da 20 anni porti in allegria, paghi solo 99 euro a coppia per la tua vacanza, e sai perché? Perché di meglio non ce n'è. E che stai aspettando, Sant'Edì? Parte, vola! Questo programma vi è stato presentato da... Anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi e liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barcavela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietti d'aereo, traghetti, alberghi e viaggi per tutte le tasche, con weekend a partire da 99 euro a coppia. Visita il sito viaggioevedo.it o la pagina Facebook Cuore e Coccole. Agenzia Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, telefono 06 41 036 36. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero.